Per dritti, eh? Allora, ho avuto poco di febbre, ma ora è passato, mi sembra piuttosto. Hai battuto già il virus, sei immune. Sei a posto. Tu che sai, avere la Siete febbre in delle questo rocce. periodo non ti mette per niente ansia. Ok, questi stanno. Uno sta secco. Oddio, me l'ha detto. No! Mamma, No, perché? raga, volevo fare lo schivone. Via, via, via. Minchia, sto già morto, però. Mi sparo una piantina. Raga, ho voluto tentare la sorte qua. Devo andarmene, subito. Bella Jolie, benvenuta. Benvenuti a tutti, raga. Che Benvenuti, ciao a tutti. Questa si fa qua? puoi bloccare il passaggio, ma... Ah, la passerellola. Buona Ah, non l'avevo visto. come il Blocchi pane. Sì, ma contate ragazzi che è normale. Oh Gesù morto. Cristo. Oh, Sta col quanto... turbante il Tyrant. Quanta raggio ha quella chiappiamme? Minchia, è devastante. Quella madonna. Eh sì. Scappa! Ha detto Stars. Pezzo di. Oh, ma proviamo a spararlo. Minchia, mi sa che mi fa il culo. Via, 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 via. Così Là. in automatico me l'ha fatto. Proviamo a salire più su, va. Forza. Si va a prendere il treno. Ma questa è una demente. Non so dove cazzo stia andando. Cioè, quelli sono già arrivati dove dovevano arrivare. Si vola comunque. Cazzo. Per riscappa c'è il Nemesis. Tanto è un attimo calda la pedana. Oh, leggero. Ma noi abbiamo le scarpe da Damasco. I volumi sono perfetti. Grazie a voi, raga. Noi Tanto qui ti mette una cassa e un salvataggio. Vuol dire che stai arrivando a un boss? non A una boss salviamo. fight? Salvo? Dai, salvo. A boss fight? Boss fights. Uno Allora io spray in più? mi prendo tutto, sì. Questa Ti farei due granate in più, uno spray in più? è la resa dei conti. Col Nemesis. Non ne ho altre cure. No, Due due spray? granate. Le granate. Fatti le granate con gli esplosivi. Pistola, non so quello. Dai, sì, ce la facciamo. E ti dirò di più, che mi sa che mi Prendi porta anche anche i due pastiglie della proiettili, sì. pistola. Ho Sì, mi porto tutto, ragazzi. È finita. la polvere da sparo. Munizioni della pistola. Perché mi ha preso quello? Volevo prendere la munizione. Perfetto, raga. Belli cattivi. Io col boss lo uso il Ah, non lanciagranate. salvi. Così. Significato. Leggiamoci il fascicolo prima. I lavori di demolizione del Burnaby Office Building sono stati interrotti a causa di disordini che si stanno verificando in città. Per motivi di sicurezza, tutti i dispositivi elettrici e generatori inclusi sono stati ricollocati sul tetto. Buono, per dargli Ottimo. la scossa. L'accesso alla struttura verrà consentito soltanto dopo il ripristino dell'ordine pubblico. Buono, buono come il pane. Quindi Possiamo lo devi sfruttarlo. stunnare Lo e stoniamo con la sgranatare. pistola e sgranatare a manetta. Allora, vediamoci un po' la ruota delle armi. Non mi piace com'è fatta. Allora, facciamo così. Voglio Pistola su. con uno la pistola. Scelta rapida, qua. Con due voglio il pompa. Sì, così, così mi piace. Si vola. Raga, mi raccomando, se potete condividete. Sì, grazie, raga. Mi raccomando. Bella Dan, First benvenuto. try. Tutto. First try, raga. Boss fight, sicuro. Ragazzi. Il culo alla balena e via. Madonna, sta col turbo. Di sicuro bisogna spaccargli il coso dietro. O non so. Ok, fatti sotto. Generatori dove Minchia. sarebbero? Vanno grandi. Sì, O col grossi. coltello magari no. Ehi. Ah, così? Sta fermo? Che fa? Forse colpendo quella tanica. Oh, sì. Piantina intanto, me la piglio. Ah, sta bruciando questo centrale. Mi sa che non rimarrà più, lo sai. Non durerà molto questo. Usalo finché c'è. Vado di pompa, mi sa che gli fa più male No, là. spacca la tanica, Alla così. Ah, tanica, dico. ma cosa ce la stai facendo? Non è che il pompa da lontano, boh.
Ma ce la fa? Oh, io gli sparo un colpo di lanciagranata. Mi ha rotto. Tieni. L'ha schivato! Non ci credo! Mica l'ha schivato con nonchalance! un metro. Che pezzo di merda! Bisogna stunnarlo allora. C'è qualcosa lì su quel generatore da prendere. Ho visto, sì. Poi tu mi so c'è una lapide. No, vedi? Vedi che qua siamo fottuti? No, no, mica. Ciao, che pezzo di merda. Non mi avrai, bastardo. Sono morto? Sì. Usa questa, vaffanculo. Via. Devo approfittarne prima. Si è incurvantato a bestia. Cos'è? Non lo schivi il pampazzo, Sì, bastardo. no, non gli fa niente lo sparatore. Ma lo voglio sparare dietro, capito? Oh, io provo a sparare anche a questo generatore. No, non fa niente. Riproviamo con lanciagranate? Forse quando ricarica, non so, lo vedo bello caldo dietro però. Sì, ha cambiato colore il Sì. barile. Devi danneggiare quello. Starti su qua. Eccolo che si inturbanta. C'ho un'ansia, ragazzo, zitto perché non ho parole. C'ho l'ansia brutta. Io non voglio deconcentrarti. Io secondo me. Al first try lo voglio fare, cazzo. No, niente, lo devo prendere dietro, non ce la sto fare. Ok. No, cazzo, via. Oh, non cede. È solo il coso che c'è dietro che Sì, dai che è bello rovente. è andato? Oh. È andato giù. Beh, non sparagli le granate. Stars. Minchia, è infuocato a bestia. È ancora vivo. Mo? È mo sprinta! Oddio! No! È mo sprinta come un bastardo! O forse nella schiena sarà. Sì, prende danno ora! Ora prende danno. Cazzo! Vedo che lascia roba viola. Oh Eh sì, l'ho vista. Gesù. Ma devi star calmo, cazzo. Ok. 2, 3, 3. No, cavolo. Che bastardo. Ragazzi, è difficilissimo sto combattimento. C'ho l'ansia. Vabbè, sto girando intorno, però la... anzi. Stanno giocando Ma bene. se mi prende mi sa che mi scoppia. E carica. Che schivata! Oh, basta però. Oh! È morto? Addirittura? Faccia da impegnato. Pistola? Sì. Al primo try? Lanciarlo. Dai, signorina. Sinturbanti. Non è il Tyrant, è combattere contro le avversità della vita qua. È diventato Tomb Raider ad un tratto, sì. Ci assomiglia un po', con i capelli corti. Con un po' di taglia in meno di tette. Allora, signori, che testa calda mi ha dato? Sicuramente perché l'ho fatta al first try. Oh, No, GG, forse no. raga. Pensavo di essere più pippa. Vabbè, non era difficile. Carlos, sono Sto Jill, zitto. mi ricevi? Forte e chiaro.
Shepard, ok? Sì, quel bastardo è morto. Bella John. Bene, se lo merita. Ma come ti è venuto in mente di fargli da esca? Volevi farti ammazzare? Non iniziare. Ho fatto quello che dovevo. Lo so. Grazie. Il treno è pronto a partire. Fa presto. Fate gli screen, fate le clip, ragazzi, che poi come accumuliamo un po' di clip le ripubblichiamo, facciamo le best clip di Twitch. Controllate anche la mappa per vedere se lascio oggetti, perché... Lo sai che forse mi sono dimenticato alcuni oggetti su, non li ho presi tutti. Tipo le munizioni non ho fatto in tempo. Posso installare la macchina polizia? Lì non c'era niente. Adesso controllo. Trova un angolo... Però su ho dimenticato qualcosa al 100%. Dentro la macchina, no. Mi sembrava aperta così, mi sembrava proprio pronta. Poi basta avere la mappa, non c'è. Ormai dalla prima live mi sto distruggendo in meglio, diciamo. Pensi veramente che sia morto? Non penso. Non credo proprio. No, non me l'aspetto proprio. Qua su? Ah sì. Ho visto cose nel vecchio Resident Evil 3 che tu non puoi neanche immaginare. Ah. Bella sta situation. Non mi sembra molto bella. Vedo dei barili rossi io. Di drip. Sì. Lo c'ho presente perché tu li... Sì, questo l'avevo. Mi sa che li attiro con uno sparo. Arriveranno? Sì. No, addosso magari. Ah, addosso. Sparali addosso. Beh, sparo questo. Però... Anche l'altro. Tirateli tutti qui sotto e fai esplodere il barile. Piano piano vengono. La tipa che c'era lì dove è andata? Ah. Vabbè, questa morirà. Vabbè, la prendi, ecco, prendi che ha. Andrei un po' più indietro. Minchia, la stronza è rimasta. Vabbè, dai, è lento. Guardati, è una strada larga. Guarda gli angoli, perché potrebbe esserci... Oh. Stiamo trasportando lo Spencer Memorial. Okay. Più porti gli angoli o aiutati con la mappa. Abbiamo un ferito. Cosa? Non la vedo. Si è morta. Ah, si vede quando è morta, cade rigida proprio. Sta bastarda. Pensi veramente che... Ok, qui stavano... Ok, ci spippoliamo tutto. Qui a destra, giù dalla rampa. Mi guardo... Iniziamo da qua prima. Facciamoci tutto il giretto. Ragazzi, sto streamando doppiamente su Discord per cielo, così lo vedo in tempo reale e con voi. Guardati la rampa prima di entrare nel negozio di armi. O di passare là. Ok. Sì, perché vedi la strada continua giù. Bello. Oh, qui giù mi potrebbe sembrare un po' strano. Ma questo è il parcheggio del 2? È probabile. Questo è il parcheggio del 2, raga. Ah, è un altro parcheggio. Non è la stazione di polizia questo, sì? Boh. Sì. Sì, è la stazione di polizia questo. È uguale. Vedi? Vedi? Che era un tipico angolo da... Ma quindi si entra? Boh. Raga, è il parcheggio del 2 questo. Te l'ho detto che potresti streamare per tutto il palazzo, sì. No, però non fa da aprire. Bella Franz, bentornato. È proprio la stessa strada col negozio di armi là. In fondo c'era il l'orfanotrofio. Vediamo qua. Ti ricordi c'era la voragine qua? Sì. Da lì. E qui c'era il tipo con la figlia nel negozio di armi. È vero. Oh, è uguale. Ma se si apre il negozio di armi. Proviamo nello shop, anche perché qua è chiuso. Allora, datemi un secondo, ragazzi, una cosa velocissima. Mi stavo dimenticando.
Ok. Puoi aprire quel lucchetto, quel grimaldello, dici? Vediamo. No, serve proprio la chiave del lucchetto. Non è che le tenaglie ti servono. No, le ho buttate. Non vorrei che fossero una No, trappola. Ti dici. ha potuto buttare le tenaglie così, ma no, non te l'avrebbe fatto buttare. Ci sarà un'armetta qua. Esplosivo B. Pianta. Combiniamo. Aspetta di averne un'altra, se sei in difficoltà. Canna Bella. lunga, fucile a pompa. Ma non lo posso mettere. Combinalo. Non me lo fa combinare. Oh shit. Guarda, combina gli esplosivi che... C'è un Questi esplosivo lì dove davanti a fa? te. No, c'è un esplosivo davanti a te. Ah, Davanti a dici te. che te lo fa combinare in diretto? Ah sì, buono. Quelle le metti nell'arma. Non posso. Ci Certo. sono gli altri. Ah sì, ok. Buono. Lo combiniamo. Per fortuna occupava solo uno Però mi slot. occupa due slot però adesso. Vabbè. Vabbè. Però è tanta roba. Sono Tenaglie capelli. buttate. Allora, perché nella live scorsa abbiamo visto che praticamente segnava che potevamo buttarle come se non ci dovessero più C'era tipo servire. l'aggiungi niente, c'è ancora una lettera. Quindi o era una trappola. Ah, No, dai, non può faccio le essere. Secondo calci. me c'è una. Questo lo com... no. Sì. Sì. Metti le fucine quelle insieme. Secondo me c'è una chiave, ragazzi, per forza. Sì. Se Ci no sarà una avrebbero chiave. messo una catena tipo quella delle altre volte. Vedi la chiave? Che cazzo? Minchia, mi Jim! sono Kimball! cagato. Ma sei lì? È lui. Sì, beh, più o meno. Scusa, non volevo spaventarti. Non so più cosa aspettarmi ormai. Ci credo. Senti, stiamo usando la metro per fuggire dalla città. Tu vieni? La metro? Beh, sembra un buon piano. Fuori avremo un bel da fare. Bella Potresti Gobesh. esserci d'aiuto. Tutto ok? Sì, è solo che non è il momento, ecco. Senti, ho ancora roba da fare. Non preoccuparti per me, ok? Attento, sei il mio armaiolo preferito. Smettila. Non fare cazzate. Quella è la tua specialità, Jill. Pazza Attenta anche allucinante. tu. Ma scusa, quanti anni sono passati dal 2? L'ho detto, inizia un Se giorno devi prima e andare alla finisce un giorno stazione dopo. della Ah. metro, usa il vicolo a fianco al negozio, ok? Quindi è contemporanea. Chiave appesa lì. Paurosa. L'ho detto ieri. Vai, non mi ricordavo più. Devo vedere il cancello. Ok, c'è la cassa a fianco, vai tranquillo, c'è Sì, la cassa a ascolta, fianco. facciamo così. Io lancio granate, però adesso lo Sì, parcheggerei. la parcheggerei anch'io. Ce lo conserviamo per tempi migliori. Allora, anche perché non l'abbiamo usato un cacchio, quello ce le ha schivate tutte, bastardo. Ma anche, boh, uno spray, no? O la doppia erba? Sì, la doppia erba, dai. Anzi, in realtà la doppia erba me la piglio. Tanto quando trovi una verde ti fai Deposito tripla. uno spray e confidiamo un po' nelle schivate. La Mi prendo chiave. la chiave, guardo un Controlla po' magari qua. questo posto, questo spiazzo prima di salvare. Tanto quel tipo mi sa che prima o poi interagire proprio. Vedi, sta male, c'è il bimbo. Tranquilla, tesoro, è tutto ok. La Bravo, Nicola. bambina. La bambina, sì. Bella Vabbè. Fazzone, benvenuto. Salviamo. Ci speravo entrassi nella stazione di pulizia, ma ormai non mi sa che non c'entrerai più. Dici? Andando a prendere il treno, eh no. Speravo ci passassi. Guardati bene qua, ma hai preso Bella, tutto. Jimmy, grazie del follow. Grande Jimmy. Benvenuto. Ma non compare. Ah, ok, sì che compare. Dai, raga, era palese che serviva la chiave. Sì, dai, sì. Se no ti avrebbe messo la catena, cioè. Non è che metto proprio una catena per un lucchetto. Ecco, pentina rossa. Questo è vivo. No, Sento quella è che morta respira. male. Quella è morta male. Col cazzo! Oddio, c'è tipo col turbante! Aspetta. Questo la facciamo attaccare qua e usiamo il coltello. Stai lontano.
Ma il tipo adesso non me lo fa killare. Bomba. Apri la. Dai, questo è morto. È proprio, lo vedi che c'è un braccio più rigido. Ok. Vediamo come stiamo messi. Siamo sempre più zozzi e devastati, ragazzi. A fine. Fine storia, alla fine andiamo veramente male. La chiave ce l'hai ancora? Sì. Ah, però è da buttare. Vedete che c'è il simbolo. Quindi questa si può scartare, signori. È buono. Ah, combino rossa e verde. Non puoi. Ah, non posso, bene. Guarda se puoi, no, ma non puoi, no? Aspetta. No, non posso. No, è solo rossa e verde. O tripla verde o rossa e verde. Infatti le verdi andrebbero tenute per fare rossa e verde. Ah, lo so. Credo che ci sia lo stesso numero di rosse e di verdi per fare appunto delle combo così. Siamo dentro la casuppola. Io tra l'altro, questa è la seconda che trovi di bambolina. La terza. Te ne sarei perso una tipo 15. Immagino. Minchia, guarda quanto attacca lontano. E ci sta, da lontano sono stupido all'inizio. Sembrerebbe che questi qua quando li fai cadere muoiono definitivamente. Penso che effettivamente. Rimasto. Beh. Tanta roba quel fucile con la canna, assolutamente sì, è bello, bello cattivo. Mi voglio inturbantati. Siamo inturbantati. Vai. Cassetta buona. Leggiamoci sto. Il grimaldello? Ce l'ho, sì. Le scrivo per portarle l'attenzione a un importante problema. Chiunque abbia un figlio sa bene quanto Crystal Promenade sia un luogo di aggregazione per numerose famiglie nel fine settimana. C'è un negozio che si appappola e vabbè, questo mi sembra un po' noioso. Va, palloso. Andiamo avanti. Apriamo qua. Il grimaldello devi sempre tenere. Sì, il grimaldello, ma meno male che non è monouso. Adesso stiamo iniziando proprio. Io ho paura che finiremo anche questa run di questo gioco e avremo un botto di munizioni forti. Ma è così, sono così Resident Evil proprio. Minchia, io al prossimo vado a prenderlo. Ci butta la pistola. No, la pistola è utile. Te ne accorgi quando la zona è più cazzuta? È che nelle fogne tu hai evitato un sacco di quei mostri, se non li avresti usati. Lo so. Nelle fogne ci stavo, ho fatto un trick allucinante. Comunque io mi fermerei anche a guardare un po' il paesaggio perché ci potrebbero essere dei posti già visti. Porco. Eccolo. Sì, con lanciarazzi. Ah no. Che è? Oh, con lanciarazzi! Mi sembrava il lanciarazzi quello. Oh Gesù Cristo. E mo? Oh! E mo devi. Ma che cazzo? Sì, Gesù Cristo. Ma stiamo scherzando. Schifata! Vola Jenny! Oh! No, vabbè, sono morto. Vai, ma che cazzo è con lanciarazzi? Che cazzo forte! Gesù Cristo. Ma che cazzo è forte? Poi continuo. Ma che cazzo? Minchia. Esagerato, però. Cazzo è. No, di nuovo. Non so no, se. No, lisciato. Nemesis, io non so se tu possa buttarlo in terra. O stunarlo in qualche secondo modo. Secondo me dovrei usare il lanciapatate. Ecco perché ci ha dato la roba qua. Non lo so, non è so così convinto. Però secondo me c'è qualcosa. Perché se corri dritto ti prende. Cazzo, ce la siamo fatti al first try la boss fight, ma qui c'è chi ha pettato la grande. Ma cosa è più difficile del boss? Il boss deve girare intorno, quindi devi correre. Devi scappare, Ci puoi contare. Non c'è roba da fare, è un tunnel dritto, devi scappare. Però devi perdere a sinistra. Dici destra e sinistra senza schivata? Sì, perché la schivata ti dà lo sprint. È che però lui mi chiappetta da dietro. Un lanciarazzi. Sono un coglione. Adesso
Quanta vita ho? Ah, perfetto. No. Sì. No. Ah, si è bruciato. Schipalo! Vai, Jenny! No! Lì c'era un coso, c'è. Ma come faccio? Devi girare... Con Q giri e spari il generatore quando arrivi là. Non so che ce l'hai fatto. Jill, tutto ok? Carlos, quel mostro mi è di nuovo addosso. Com'è possibile? Si, ma porta sfiga, pensavo Carlos. Ogni volta che parla. E mo? Ehi! Oh, oddio, che cazzo ho fatto? Mica, sono morto. GG, torna indietro. Ah no, ha chiuso la strada. Cosa? Sono fucked. Ecco cosa puoi fare, è correre. Va bene. Sta col turbante. T'ha aiutato. Sì. Andrà dietro, secondo me sì. No? Siamo buoni? Scala, scala, a sinistra c'è una cassa. A sinistra c'è una cassa, a sinistra c'è una cassa. Perché ci siano appena uno spray. Gesù. Ci sia uno spray. Sì, buono, come il pane. Scriptato come non so che cosa. Via. Anche il loot scriptato. Sì. Ma perché arra... Ah, perché sì. Perché devi arrancare qua. Perché devo arrancare. Cos'è successo in bagno? Allora, Deng, è spuntato il Nemesis con un cazzo di lanciarazzi a quattro razzi inturbantato perso. Ah, guarda dove sei. Sul tetto. Jill, ci sei? Ho un'idea su come liberarci di quello stronzo. Sì. Torna alla stazione. Ma così lo porterò da voi. Tranquilla, fidati. Ma io non ci posso credere che abbiamo fatto tutto sto giro per un cacchio. Vabbè, la strada adesso. Vabbè. È imbarazzante quello che lo vedi dove è il negozio di giocattoli? Ce l'hai di fronte. Scusa? Questo? No. No. No, non mi ricordo dove sia il negozio di giocattoli comunque. Ma allora si può anche riprendere qualcosa. Ah, forse. Una porta chiusa il negozio di giocattoli. Questa? Non ci siamo mai entrati. Provo? Non so se ci posso andare adesso. Sì, Rub, prendi la terza gemma, mi dicono. Vai a prenderla adesso. Andiamo? Sì. Minchia, però se c'è il Nemesis sono fucked. Vabbè, non so se. Vabbè che c'era i Nemesis anche l'altra volta. Ma adesso oddio. Mi sa che... Mo la distruggi. Via, via, via! Oh! No. Dovevo girare subito. Cazzo, è vero, c'era quella porta, non ci siamo mai entrati. Credo che... Tu vedi? Toy Uncle, c'è anche qui... Nei caricamenti. Non so se ci può entrare adesso, lo sai. Proviamo. Riperozzi. C'è la porta. Nemesis is the new coso tipo gigante. Cavolo. Secondo me non fa tornarci perché se ci tira questo coso. Guarda, è chiuso il quadro. Palla. Via. Corre. Destra. Aspetta, forse è fa. Forse fa, Adesso succederà qualcosa che ti obbliga ad andare in una direzione, vedrai. Cazzo, c'è Nemesis! No! Guardati la mappa. La porta è a destra. È nell'angolo che sta prendendo fuoco, non ci puoi più andare. Cazzo! Là, ora si può andare, dietro! Aspetta! Non credo. Guarda, si può andare, No, non fa, è questo, no? No, dietro, zio, dietro di terra, nell'angolo. Sbagliato. Là. Non fa, è chiuso. C'è un lucchetto da aprire. Ma è chiuso proprio, non c'è la strada. Che c'è? No. Va, proviamo, tanto mo muoio. Vedi che c'è fuoco. Dove è il lucchetto? Prova a vedere se è fuoco. Ci arrivo. Dai, mogliamo, raga, fanculo il lucchetto, dai. Dovevi andarci, cavolo. E ce l'avevamo a fianco, Vabbè, pazienza.
Ormai è andata. Vabbè, raga, tiro dritto per dritto. La tipa non sa, no, non salta. Salta quando lo decide il gioco. No, non si può, non si può. parte la schivata, non c'è roba action, raga. È un gioco molto vecchio stile, raga. È un Vecchio remake stile? del No. 1999, capito? Ma non è vecchio stile. Vecchio stile è come alcune Via, meccaniche. Cioè, sono via, via! giochi di adesso in cui non puoi saltare o Ho qualcosa. capito, però. Vabbè, io direi che faccio sboccare il Nemesis qua e lo stucco. Lo Che stucco con cosa? Non quello. devi toccare niente. Ah, lì, ok. Pensavo cercassi di butterlo. Mi ha Vieni, vieni, pezzo di capitato, merda. No, spara comunque. Sono coglione, lo so. Non era qua. prima. No, Mi sono perso. io ti ho detto rush, corri e basta. Oh, sto morendo qui come un pollo 30 volte. Vabbè, 3 volte. Qua dove dobbiamo andare che non mi ricordo? Qua? No, sottostazione, quindi qua. Ah no, scala. E poi qui. O No, qua. scusa, devi Scusa, si tornare va lì. No, qua, poi qua, poi si scende giù e poi lì è chiuso. stazione. No, devi andare a destra, dove stiamo andando prima? Passare dalla stanza di salvataggio a quella rossa. Stazione metropolitana, giù. C'hai ragione. Lancio la Basta, palla. skippa, non ne ho più Via, via, voglia. via! Allora, non si può stunnare. Sì, gira te, corri, inizia a correre. Ma lui mi sbocca davanti, puoi vedere? Destra, in fondo a destra. Copre C'ho il turbante. la... No, no, in fondo, certo, in fondo a destra. Qua. Da questa parte! Vai, cappellone. Testone di minchione. Non ti aspetta. Non ti aspetta. Non aspetta, è uno stronzo. Afro Carlos. Vorrei fare lo sboro. Però quanti gliene ho schivati di razzo? Tutto ok. Cosa ha fatto? Mi ha Dobbiamo messo la andarcene mina. da qui! Non lo so, è esploso qualcosa. Non lo chiudere fuori. Ciao Carlos. Ma gli prende il fucile, impazzisco. Muore Forza, Carlos. andiamo via. Puoi ucciderlo, prova a uccidere Carlos con il coltello da dietro. No, non te la fa sparare. Carlos, Dai, dai. vieni qua che c'è un bel fucile. C'ho dei bei capelli. Ma dei capelli proprio, vado. Barazzano. Carlos, so che abbiamo iniziato con il piede sbagliato, ma grazie. Beh, adesso Sembra un sono cugino di pazzo. campagna. Sei molto più coraggiosa di me. Cazzo, ma guarda che Quello che importante. conta è che ora possiamo portare via tutti dalla città. Sì, sarai C'è la in limitazione sicuro. di Shrek nei cartelloni nelle locandine, diciamo lì. E tu no? Ci Su, sono diciamo, nomi nelle che locandine non pubblicitarie c'è partirò la con roba. voi. Perché no? Ordini dall'altra. Ma se serve a salvare la città, resto volentieri. Bella Luca, cioè Rubaldo comunque il fucile l'avresti avuto se avessi giocato a modalità facile. In che senso? Ah, ce l'avrebbe dato in modalità facile il fucile, non in difficile. Ma meglio così. Ma quello di Carlos? Quello di Carlos. Allora, no, già, in realtà non ci siamo persi niente, nel senso che l'unica cosa che abbiamo perso è il La gemma. diamante. Sì, la gemma. E poi come funziona Resident Evil? Ve lo spiego velocissimamente per chi non l'ha capito. Come vedete qua ci sono le zone celesti. Le zone celesti significa che ogni oggetto possibile l'abbiamo raccolto. Quando sono rosse c'è un oggetto da raccogliere. Quindi le uniche zone dove effettivamente possiamo raccogliere qualcosa vengono contrassegnate. Però qua non ho capito come ci arrivo Ah, qua. qui è dove dovevi mettere la gemma. La gemma, ok. Pack up.
Ce l'avevamo lì il negozio, mi rode. Vai, vai. Che due balle. Ottimo lavoro, sei davvero brava come dicono. Vai dentro ora, il treno sta per partire. Carlos, Tyrell, conoscete i vostri ordini. Dovete tornare in città e trovare Nathaniel Bard. Questo viaggio non è di sola andata, vero? Sta tranquilla, quando i civili saranno in salvo, il treno tornerà. Non preoccuparti, tu vai. Non ho nessuna intenzione di morire. Lo so che non puoi stare senza di me. Sì, convinto. Dovete trovare questo scienziato. Le sue ricerche sul vaccino potrebbero salvarci. Gesù. Lo vedi? Stai imparando. La sola cosa che conta è la tua vita. Buona fortuna. Si parte! Mi sa, con questi due minchioni dobbiamo andare, veramente. Jill non se la caga nemmeno di filo. Ragazzi, Jill ha occhi solo per me. 29 non settembre. Crederei davvero che quella testa d'uovo di Bard sia ancora vivo, vero? Ho buoni motivi per pensarlo. Che c'è? Che c'è? Sei preoccupato per i tuoi compagni? O c'è dell'altro? Miki, questo ce lo vedo bene con te. Come ha fatto il platone a cadere nell'imboscata di quegli stupidi zombie? No, quella che parla... Strano che il cancello fosse chiuso. Non è vero? Vabbè, ma per Miki anche entrambi contemporaneamente, secondo me. Cos'è stato? Che è una bongustaia. No, impazzisco! Perché questo stronzo non è ancora morto? No, è tardi! Presto, di qua! Il C4! Nicolai, che stai facendo? Bastardo. Non è me che vuole. Nicolai! Sì, la pistolina. Ha capito tutto questa. Scendi dal mio treno, bastardo! Raga, è tipo, tu non puoi passare alla Gandalf questa cosa. Non bestemmiamo. Tipo, dei poveri. È un Gandalf dei poveri questa cosa. La fuga dalla città, grandissima. Vuole me. Tutto quello che lui vuole è amore e comprensione. Tutto quello che lui tocca, lui lo distrugge. Attenzione. Vai. È passato un po'. A quest'ora il treno sarà fuori città. Come la tua nuova fiamma? No, lei non è il tipo. Esatto. È assolutamente unica. Ma giochiamo con questi? E io sapevo che avresti usato aperti capo. Adesso casa nuova. Siamo quindi quella cosa del fucile mi sembrava strana. A me sembra più un cimitero. Tra l'altro sei entrato nella stazione di polizia come speravo. Ma impazzisco. Giochiamo col cugino di campagna. Inventario? Vabbè, ma c'è sgravato. C'ha l'immortacci, c'ha tutto, c'ha. È devastante. No, non ha cura. Ma lui c'ha le armi. C'ha le armi e il sex appeal. E il cappello. Ma io uso questo, che cacchio me ne frega. Oh, se ti perdi anche qua... Qui mi perdo. Nessuno te neanche conosci. Brad, fermo! Ti! Facciamo no! Non anche tu! Scusami. Scusami. È consenziente. Trasformato. Sono fatti benissimo. Tanto quel poliziotto non l'hai riconosciuto, no? No. Chi è? Merda, è chiuso. Sì che l'ho riconosciuto. È quello della stazione di polizia che viene morso all'inizio. Io ho questo stronzo. Oddio. Fatti sotto. Ho sentito un'arma grave. Sì. Proviamola. Vabbè, che cazzo è?
Vabbè, vaffanculo però. Addirittura? Oh. Sì, vabbè ragazzi. Sei forte. Mi ha rotto le palle, mo l'ammazzo. Credo che Carlo abbia più vita comunque, tutto di quel che è. Ma è forte, le tira dei cartoni a luci. Badge. Vedi, questa ci serve per una stanza. Potrebbe tornare indietro. Prima di entrare nella stazione. Qua? C'è lo stanzino che dovrebbe esserci qui a destra. Giù nelle scale, almeno nell'uno c'era lo stanzino, nel due c'era lo stanzino qua di salvataggio. Carlo stira di gazzotti. Però cavolo, hai preso troppi colpi. C'era lo stanzino qua, ti ricordi? Ah, è vero, sì, sì. Salvataggio. Cioè, non volevo. Oggetto eliminazione completata, data 26 settembre, ore 2.35. L'intera centrale è finita nel caos a causa di una diffusione di un'infezione. Numerosi cittadini si stanno rifugiando qui, che si stanno rifugiando qui sono infetti. Tutti i documenti inerenti a U, cos'è U? Sono stati distrutti con successo, in attesa di ulteriori istruzioni. Comunicazione intercettata dall'ospedale S sul canale privato degli Stars. Pare si tratti di una richiesta di evacuazione da parte di B. Potrebbe dirigersi verso questa struttura. Richiesto l'invio della UBS. Andrò verso darò loro supporto. Gli aiuti non sono ancora arrivati. La situazione è diventata insostenibile. Sono rimasta qui con la condizione che la mia sicurezza sarebbe stata garantita, ma avete intenzione di lasciarmi morire. Invierò ai media le prove della collusione tra U e il leader da RC. Avete un'ora per inviarmi la risposta. Buono. Come Panex. Zaino. Zaino. Qualcuno ha lasciato qui la sua uniforme. Ma no, non è zaino. Vabbè, non c'è niente qua. Sono quelli calzini. Ci mettiamo i calzini? Però se puoi andare a destra prima di tornare indietro. Dici qua? Sì. È che stiamo morendo qua... male, che palle. Qua c'è la stradina. E c'è anche una porta sul retro. No, quella porta che c'è. Proiettili. Piantina rossa. E sta qui. C'è una pianta verde in zona, sicuro, secondo me. C'è la pianta rossa. Qui per ora no. Non c'è niente. Forse c'è però il badge. No? No. No, ci entri, ci clippi il badge. La prossima settimana facciamo le maialate. Grazie, Emilio, ancora. 2 mesi. Grazie mille, Emilius. Assolutamente sì. Che ha detta così. Facciamo le maialate. Ragazzi, c'è una bella notizia. È uscita un nuovo aggiornamento di Pacific, la seconda mappa, e la giocheremo con Cormiglio. Ci sono grandi cose. No, qui non c'è niente. E questa volta è arrivata la notifica. Alla grande. Allora, vediamo un po' qua. Mai nella vita. Però che è bello che si ritorna nella stazione di polizia, tanta roba. No, niente. Però ho fatto bene a killarlo quel maledetto. Ti dirò, il fucile che c'ha non... cioè, sarà anche forte, però boh. Dov'è quello sbirro? Non mi interessa, abbiamo del lavoro da fare. Che bello. Se le informazioni sono corrette, Bard è nell'ufficio degli Stars. Troviamolo e prendiamolo in custodia. Custodia? Non dovevamo salvarlo. Carlos, da un'occhiata qui. Ho localizzato l'ufficio degli Stars. Andiamo. Sarà molto meno ridotta come zona. Ricorda, Bard conosce molti dei segreti dell'Umbrella. Sa che non lo lasceremo andare facilmente. Quindi ricerca e soccorso è diventato snidare e catturare. Bene, buono a sapersi. Che bello. Apro la serranda per farti passare. Resta qui e controlla che succede alla centrale. Ti contatto se scopro qualcosa. Ehi. Ok, fralo. Certo, anche tu. Allora, intanto qua c'è il salvataggio. Vediamo se abbiamo delle cure. Manco per sbaglio. Ok. Cosa depositiamo? Vediamo un po'. Niente. Per ora niente. Munizioni uniscile. Vabbè dai, salvo. Un altro slot per Carlos. Sì, terzo slot per Carlos. Unisci le munizioni. Ricarica anche l'arma. È tutto slot. Carico.
Anche questo, 32 slot questo. Ci ha aperto questa porta, quindi andiamo qua. Andiamo nell'ufficio Star. Stars. C'è una cassa lì a sinistra. Credo che tu non possa aprirla. Utilizzo del badge, ecco qua. Ogni membro della centrale è stato assegnato un badge. Quest'ultimo deve essere utilizzato per avere accesso alle cassette di sicurezza. È assolutamente vietato cedere il proprio badge a terzi. Si prega inoltre di evitare che usi impropri lo smarrimento con l'attare alla sicurezza. Sti cazzi. Qui c'è, ci sarà Ermondo. Vediamo. Munizioni, non ci posso credere. Ma vaffanculo, pensavo qualcosa di meglio. Poi 18 munizioni per quest'arma che... Qui ci sono altre munizioni, ma sono dall'altra a quanto pare. No, non c'è un'altra, ma non c'è una zona lì. Possibile? Forse sì. Tiriamo. Ti ricordo che c'è un licker qua. Io non ho cura. Sono morto se mi attacca. Ti ricordo che c'è un licker. Maro, è vero. E ti ricordi che lì nel 2 trovi già il tipo morto in terra? È un incubo, sì. Gesù Cristo, ragazzi. Vedere i licker sono stupidi. Se cammini più non ti dovrebbero vedere. Adesso mi pare che sono ciechi, no? Sì. Però c'ho la luce. Sono ciechi. Provo. Non sono sordi. Guarda se il tipo è un drop. Zombie. Oh, Gesù. No, non posso attaccarmi. Strano che ho trovato un'erba solo rossa e quella verde no. Porta qui, ma non ci può entrare intanto nelle porte, servono le chiavi, vedi, neanche ti fa entrare a giro. Vai, meno male, perché rifar tutto. Vai dove c'era la lucetta rossa. No, quella lucetta rossa non è interagibile. Per il momento, nel 2, se vi ricordate. Nell'atrio non hai preso qualcosa, Non te lo sei girato tutto. Non l'ho girato. E tornerai nell'atrio un attimo. Torno indietro? Sì. Però non si può interagire nella luce rossa. No, Vedete, questo qua è la luce rossa dell'idrante. È la luce di sicurezza dell'idrante. Ma scusa, Gio, tu non l'hai visto da noi Resident Evil 2? Con queste munizioni prova a interagire meglio, perché? Con quelle munizioni. No, non lo fa, sono dall'altra parte. Sono dall'altra. La scenografica, perché lì... C'è una cura per forza. Eccola, ecco. Meno male, perfetto. Me la sparo? Certo. Usa la mappa per vedere se c'è altro, se no vai diretto lì. E non gira da vuoto. Sì, vado diretto. Non c'è nient'altro. Qui c'era la biblioteca. Qui. Siamo qui per Bard. Vedi, gliene frega un cazzo, loro vogliono andare dritti per dritti. Ah no, ma è giusto, cioè, non è che ti fai la statica che due balle. Col turbante ci andiamo. Quindi proviamo con il leak piano piano? Che dici? Sì. Sarà qua sicuro. Guarda sopra e tetti. Mi cago. Ok, zombie. Diamoci dentro. Un po' buggato. Tra l'altro che da lontano si incast... Guarda cosa fanno da lontano, mi fa incavolare questa cosa. Sì, fa un po' cagare. Invece quando si avvicinano si turbantano. Quando sono vicini sono fortissimi. Infatti hanno già messo le mutazioni per quelle. È morto. Ha fatto... Occhio alle finestre che mi fanno una paura. Ecco. Su Cristo. E lì qui a destra. Ah, ok. Dove c'è davanti al cadavere a destra l'uscio Stars. Picchiala. Ma questa cosa è evitabile, ti deve mordere per forza. No, mi deve mordere. Ma non è che devi schiacciare più il tasto sinistro al momento giusto invece che spamarlo? No. Non lo so. Non l'ho ben capito. Guardati la mappa, dovrebbe essere subito a destra l'ufficio Stars. Sarebbe troppo OP. No, devi fare tutto il giro, poi c'è la stanza del briefing qua. Oh cazzo. Sì. Erpanzone. Questo è bello cattivo. Questo lo puoi evitare, sì. A parte... No, forse no perché occupa tutto il corridoio. Lui non schiva, da spallate. Proviamo? No, lui schiva, non schiva. No, lui da spallate, zio.
Vabbè, anche l'altra con uno schivo dalle testate. Oh, oh, cosa? Oddio, è potentissimo. Ma forse lo puoi fare anche con l'altra tipa, lo sai? No, la tipa schiva. Vaffanculo. No, dai, sto facendo il coglione, basta. Via, basta. Vabbè, ho voluto fare la prova, dai, vaffanculo. Il cartone è tanta roba. Sì, il cartone, se glielo dai al momento giusto, è mela. Qua? Sì, qui c'è la stanza del brief. È chiuso. La finestrella rotta sopra per passare. Però la finestrella non è ancora rotta. Qui c'è qualcosa. Oh, granata. Stordente. Buona. Buona come il pane. Preso tutto? Sì. Però stanno per entrare gli zombie di là. Munizioni. Ti, mi ricevi? C'era la password. Gira una strana presenza qui. Non so cosa dico, sia. Una strana presenza. Non l'ho messo. Ok. Controllo con le telecamere. Sta attento. Nel 2. Nel 2, sì, sì. Questa è la porta, non... Sì, quelle con i simboli sono tutte chiuse. Bisogna curare Carlos. Non ce le abbiamo le cure. Ho fatto un po' il bicchione. Oh cazzo. Quello si alza sicuro questo. Non si alza più. Io voglio neanche davanti. Merda. Vaffanculo. È morto? No? No, però sì, sì, pronto al rosso di vita. Troppe minchiate. Quella. Oh. No, ma non potevo far nulla. Dai, 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 raga. Stavo testando un attimino a Carlos. Sì, questi li uccidiamo. Stavo testando un po' il Carlos. Dai, adesso vado più spedito. Prendi sull'erba. Prendi l'erba. So come usare le spallate. So le potenzialità del Carletto. Curati. Come devi sparare più a ripetizione con quell'arma? Sì, no, infatti me l'hanno scritta anche in chat. Sotto mi rifai, tratata. Sì, devi sparare veloce e non piano. Sono più efficaci. Però bello. Che cazzo era quella roba? Non sembrava uno zombie. Ok, diamoci dentro. Ci ho provato. Ok. Mi sono cagato. Di nuovo. Ti sei dimenticato di aprire la valigetta? Sì. È vero. Bravi ragazzi. Non vi sfugge niente. Diamo una spallata alla porta. Com'era? Allora, quindi apriamo qua.
Sono cintura nera di Resident Evil. Attenzione, Fabio, questa è una palese sfida. Non ci confondi. Sono tutti storti, vabbè, sono zombie. Mi stupirebbe il contrario. Ah, un attimo che mi devo mettere offline su Steam, che non vorrei ruttere di palle. Aspettate. Per fortuna non ce ne sono state, ma... offline, perfetto. Ok. Porco, non lo immaginavo! Non ce lo me lo ricordavo. Oddio. Aspetta, ho scappato. Perché quelli più sancio a panzi sono più duri? Così. Perché il colesterolo alto. Perfetto. Wow, che benvenuto del cazzo. Puoi dirlo forte, Carlitos. La granata. Granatina. Mi sa che la usiamo là, la granata, lo sai, è fatta apposta. È fatta apposta per lanciarla lì in mezzo. Come andare nell'angolo come sei andato prima. Sì. Quello che c'entra vicino alla cassa gli spari mentre stai andando nell'angolo, ti giri, li fai mettere in fila e gli spari la granata. Ti, mi ricevi? Si aggira una strana presenza qui. Non so cosa sia. Una strana presenza? Ok. Controllo con le telecamere, sta attento. Ah, Gio, ti consiglio di recuperartelo, lo trovi su YouTube, nel canale. Perché Resident Evil 2, Fabio, raccontaglielo come... Cioè, ci sono degli eventi che succedono in questa centrale, che stanno a cavallo tra questa storia. Sono in prima contemporanea, il 2 e il 3. Il 3 inizia un giorno prima, che il giorno dopo. E appunto, c'entra tutto sempre di polizia. Penso che ci passeremo velocemente, però è figo di tornarci. Vedi che fa, se schiacci il punto del tasto al momento giusto. Andiamo, la sono tirata in testa. Vai dritto, vai dritto che sono storditi. Guarda la mappa dove devi andare. Qui di fronte. Entra qui di fronte. C'è una cassa. Ricordo qua c'erano lì dei nomi. Sì. Meno male che l'abbiamo killato, cavolo. Mirino. Buono, telescopico. Per il fucile. Ci sta. Andiamo con me. Questa è una bella stanza. Bello. No, è morto, è morto. Munizioni. Ah, lì vedi dove devi prendere le munizioni, avevi ragione. Scusa, cioè, controlla se c'è qualcosa nella stanza, se non te la sì, ci sono le munizioni dall'altra parte. Così. Dentro nello stanzino là. Che è storto, però, come gliel'ho tirato prima. Un attimo, mi sono nell'angolo. Non li faccio passare. Cazzo. No! No, tu non devi spammarlo. Vai, via, via, vattene via. No, non ci credo. No, ho capito, la granata... Sì, la dobbiamo killare fuori, li dobbiamo killare fuori, non fa. Dopo casino. Che distordisci, killali. Comunque, quel tasto non va spammato prima del primo momento giusto e ti sei liberato. Se no, non avrebbe senso che ti prendono e... Però non ho capito bene come usarlo. Io no, cerchio di non spingere. Ci credo, zio. Aspetta che ricarico.
Vedi che c'è un cerchio che si riempie, no? Quando si dice prima il tasto sinistro. Ah. Devi premere il tasto al tempo giusto. Cioè, là potenzialmente potrebbero non killarti. No, ma perché ogni volta che ti prendono ti mordono. E allora non... fa prima non mettere il tasto da schiacciare. Cosa cambia? Cioè, vuol dire che puoi evitarlo. Cassa. Mannaggia, signori. Va bene. Ma si può schifare, sì. Che cazzo era quella roba? Io non lo so se dopo che pulisci questo corridoio ti conviene salvare. Così non devi rifarti questi zombie qua. Dici? Boh, dai. Questa è la volta buona. Ok, diamoci dentro. Bello, boccato, bro. Terzo occhio lì, fatto. Non ti sarei rispaventato. Sì. Morta. Mamma mia. Signori, si sboccia col Carlitos. Adesso vediamo. Fai molto lo scritto scargiullo. Adesso voglio vedere. Si muore di nuovo. Allora, comunque la bocca per disastro. Sì, vabbè, sono tutti morti. Tra l'altro prima si è andato nell'angolo e non è aperto la cassa qui, eh. Io non so come affrontarli questi, c'ho un po'... Boh, vediamo. Ti, mi ricevi? Si aggira una strana presenza qui, non so cosa sia. Una strana presenza? Ok, controllo con le telecamere, sta attento. Dai, dammi ste munitions. È un po' più difficile la vita di Carlos. Sì, ma più che altro più andiamo avanti più penso che sia difficile in generale. Guarda che facciamo. La porta. Andiamo nella porta. Al tempo giusto. Morto. Dai, falli abusivi così, apri la porta. Sì, sì. Se non entra. Chi si rialza? No, vabbè. Porca troia, che affondo. Devi star giù. Parli, parali. Questo è morto, si vede che è morto. Ma il panzone forse no. Sono morti tutti. Sono morti tutti. Ce n'è una a sinistra. Come esci? In fondo. Non entrare nella stanza. Porco Giuda. Mamma mia, signore. Oh, stai calmo. Oh. Maronna.
Quanti erano? Va a prenderti il tuo loot a sinistra. Porca trotta. Spero che sia una cura. Sì. A non usarlo. No. Sì. Controlla tutti i corridoi prima di entrare nella stanza. Adesso sì. Poi niente. Ma mi sa che sono usciti anche quelli dalla stanza. In fondo a sinistra c'era una stanza di salvataggio un tempo, nel sottoscala. Se vuoi andare. Ma io ho paura che ci sia il coso. Ma no, perché tu ti la devi passare. Guarda la mappa. Camera oscura qua era. Mi ricordo. C'è la stanza armadietti qui di fronte a te, entra lì. Bella Pippo, domani si rinizia. Dai, buon lavoro, buonanotte. Oh, bella Ambra, bentornata. Oh cazzo. No, vaffanculo. No, vaffanculo. Lo premi subito, devi aspettare. No, dai, vaffanculo. Che gioco. No, Giorgio, sto giocando male tu, boh, non lo so, ti dico così. Se sei messo in merda, sparagli, non andate sul coltellino. Volevo centellinare. Ah, sono una tanalla. Un po'. Basta, ma non avrò pietà. Bella. Vai. Basta, ragazzi. Sto duro. Da Stalloni. Cazzo era quella roba? Ok, diamoci dentro. Ok, concentrati. Cosa? No, dai, però. No, non è possibile. Ma che pezzi di merda, era morta. Invece. Wow. No, dai, che pezzi di stronzi. Adesso è morta. Ma sono dei pezzi di stronzi. Vaffanculo. Non mi ha tolto vita, per fortuna. Non giocarti bene questa flash. Oppure la zona può essere anche fatta che tu devi rushartela. Io la rusho la stanza, allora. Nell'angolo... però non devi... Nella stanza... Aspetta, guardati bene la mappa. Guardati un attimo bene la mappa. Mi ricevi? Si aggira una strana presenza. Non so cosa sia. Una strana presenza? Ok, controllo con le telecamere, sta attento. La zona più easy, la stazione di polizia, non penso. Allora, c'è la stanza di armadietti che è tutta chiusa. Sì. Lo stesso ufficio ovest è una stanza tutta chiusa. Sicuramente devi andare verso la camera oscura, puoi salire le scale e andare. Vabbè, ma questi li devo killare, sono troppi. Questi me li killo. Mi lascerei la camera oscura e salverei, e poi te li fai. Ma sono troppi. C'è neanche flash. Nell'angolo. C'è nessun dietro. Oh. Ma che c'è il turbante? Tu cazzo stava correndo? Ma sono dei bastardi, sono. Vabbè, sono freschi di mutazione. Ma normale, sono lì più tanti. Mi sa che sono resettati.
Perché non si apre bene questa? Minchia, se sta qua dietro mi incazzo. Ok. Come ha fatto a uscire lo zombie? Apri e... come sfonda usa la flash. Ce n'è ancora uno qua. Ah, le munizioni le ho prese. Perché non aprono? Che sono dei pezzi di merda. Sono qua dietro. Dai, che stronzi. Che pezzi di merda. Ogni volta cambia. Beh, giusto. Buona. Sono tutti vivi questi, eh. Sono tutti vivi. Sono tutti vivi. Come cazzo esco? Non riesco a spararli. Scusate. No, non sono morti, dai. Col cazzo, questi si alzano, vuoi vedere? Sto sparando, si muovono. A sinistra c'è il loot. Fabio ci contagi. Sì, c'ho il virus zombie. Il virus T. Io quello subito la stanza armadietti. Aspetta, Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Subito a sinistra c'è la stanza armadietti. Aspetta, aspetta che escono. Ok, ottimo, così ti pulisci anche quella. Però me ne vado qua. E non la porta, aspetta, si apre dall'altra parte. Così vedo. Buona. No, mentre la prima senza armadietti, zio. Aspetta, aspetta un secondo. Ok. Questa. Ah, poi usci di questo. Non lo so. No, dove vai? Dove vai? Qua? Sì, vai prima qua. Ah, è chiusa a chiave. Rubaldo è una mira di cacca. È chiusa. Allora, sono cagato perso. Perché non voglio morire più. E sì, laggiù dovrei entrare, stanza salvataggio. No, stanza salvataggio. Dice la stanza salvataggio, ma non camera so se succede oscura. C'è la stanza di dietro che la conosci. Ci dovrebbero essere rimasti due zombie nella stanza dietro di te. Uno in terra, un poliziotto in terra c'è sicuramente, quello lì. Buono, buono, cazzo. Bella Leo, comunque benvenuto, bella Sona. Ciao ragazzi. Sì, ho 34 e 7, che è poca roba, non è di che. Dai, dai, che è una semplice febbricciatola. Non credo che lo shooting sia bellissimo, con quell'arma sembra abbastanza che faccia un rinculo. Sta andando col turbante. Per gli zombie, però. Qui c'è la cassa. Dove sta quello che stava a terra? No, però questo no. No, questo non si può fare. Io spero che tu possa trovare il numero. O ti devi ricordare il numero dalla U, dal 2, che sarebbe una bastardata. Potrebbe anche essere, però. Potremmo cercarlo, ma no. Se lo troviamo, lo usiamo. Esatto. Potrebbe esserci. Ma scusa, non c'era lo zombie che strisciava? L'hai ucciso. Ma era quello. Aveva anche le gambe, però. Questa porta dovrebbe essere chiusa. Provaci, ma è chiusa. È chiusa, è chiusa. Perfetto, si va a salvare sperando che non esca il bastardo, perché se muoio... Che non succedano cose. Impazzisco di brutto. Vabbè, sicuramente sai che non c'hai Nemesis alle spalle, perché Nemesis sarà sul treno. Quello sì. Avrò una mira, ricordatevi una cosa, avrò una mira storta, ma sono molto forte. Molto, allora, molto coraggioso anche.
Allora, in data 18 settembre 1998, il sospetto è stato individuato nelle vicinanze di 1442 Box Center Avenue per perquisizione. A seguito del ritrovamento di una modesta quantità di esplosivo e di un detonatore a tempo, è stato dichiarato l'arresto. In casa del sospettato sono stati inoltre rinvenuti più di 20 esplosivi artigianali. Il sospetto era estremamente agitato e in evidente stato confusionale. Bla bla bla, cosa stanno facendo? Ci interessa. Ah, no, invece sì che ci interessa, ce lo leggiamo, scusate. C'è la roba interessante. So, questa è una stronzata. Documenti. Andiamo avanti. Quindi stavo dicendo, il sospetto era estremamente agitato e in evidente stato confusionale. Le risposte fornite durante l'interrogatorio erano prive di senso ed è stato necessario sospendere le sessioni a seguito di un'improvvisa crisi isterica. A riprendere l'interrogatorio ha dichiarato quanto segue. Lo sto facendo per voi, perché vi ostinate a non capire? I morti attaccheranno con le tenebre. Un ombrello rosso e bianco, devo distruggerlo, nessuno si salverà, servono più esplosivi. Stanno arrivando, manca poco, dobbiamo sbrigarci, bruciateli, i morti devono essere bruciati, bruciati. Il sospetto ha poi iniziato a gridare e a tremare violentemente, l'interrogatorio è stato nuovamente sospeso e gli è stato somministrato del sedativo. Nota, la deposizione del soggetto continua a cambiare di volta in volta, probabilmente a causa delle evidenti condizioni di instabilità mentale. I suoi deliri rendono impossibile qualsiasi tentativo di conversazione. Siamo in attesa del risultato della perizia psichiatrica. L'esplosivo, perché me li mette in verde? Ah, perché ci dice dove sta. Confiscato, sembrerebbe essere estremamente potente. La batteria del detonatore è stata rimossa su misura precauzionale e depositata come prova nella stanza degli armadietti di sicurezza. Perfetto, dobbiamo trovare questi armadietti e c'è l'esplosivo col detonatore. Sono due pezzi, però. Stanza armadietti chiusa. Se qui c'è il leak, mi ammazzo. Ma non c'è Ti Rasha. ricordi che sbucava dalla finestra nel 2? Ma tu vai a corri, giri a destra. Vacci Odio in sparare ai corsa. poliziotti. Mi lancio a destra? Vaffanculo. Sì, buono. Buono. Pianta. Munizioni buone. Circolare interna. La cassaforte ignifuga dotata di combinazione a tre cifre è stata spostata nell'ufficio Star, second floor. Quindi sta su. Ah, dall'ufficio secondo al piano primo. È quella. La combinazione è sinistra 9, destra 15, sinistra 7. Me lo potete segnare in chat, raga? 9, 15, 7. Mi Sinistra, destra, sembra quello che sinistra. dicevi te, Ruby. Io sto facendo per voi. Ah, avevo capito il collegamento. 15. Grazie, grazie, Non l'ho scritta, se no me la segno io. sì, me l'hanno scritta. Aspetta che però volevo vedere un attimo qua. Questa è la classica stanza Bona. Che Non penso di voler fotografare quelle cose. figo, ci sono tutti i collegamenti. Allora, ricapitolando, una pianta Una. rossa la deposito e una la tengo con lo Eccola. spray. Anche perché non c'è il salvataggio. Ah, sì, che c'è il salvataggio. Perfetto. Ok, signori, dai. Voglio andare alla cassaforte subito. Sì, Prima. subito. Devi salvare anche dopo. Più la cassaforte è salvare, però vabbè. Vabbè, non salvo questo giro. Succede qualcosa ogni volta, devi riaprire la cassaforte, no? Vabbè, tanto ormai. Sinistra 9. Sinistra 9. Destra 15. Sinistra 7. Ci sarà un Buono. potenziamento? Oh, Eh sì. buono, buono, buono. Peccato che non li combina con quelli di Gillo, sì. Non avrebbe senso. Non avrebbe senso, però. Allora, mi leggo un attimo la vostra chat perché avete scritto un botto. Allora, un secondino. Allora, mi sembra quello che dicevi te, Rub, lo sto facendo per voi. Ok, questi lavoletti. Sto scrivendo su una tastiera. Non hai visto Game of Thrones? Trattatemi bene, Leone, ragazzi, che è mio manager. Allora, Franz, ma no, dai, a me di verità non la trovo simpatica. Allora, Ruby, stasera giochiamo a Hello Kitty come ieri sera. Dopo la live, sì, assolutamente. Perfetto, signori. Eh sì, ragazzi, c'ho questa passione. Io off live gioco a Hello Kitty. Hello Kitty World online.
Prima di coricarmi dopo Resident Evil. Easy. Vabbè dai, salvo, tanto non ce ne frega niente di salvattarci sto giro. Poi quando faremo la super modalità estrema usciremo dalla quarantena fra 3-4 mesi. Esatto. Easy. Però giochiamo a un metro di distanza. Mi fido. Non ti fidi. Carlos, l'ufficio si trova poco più avanti. Ricevuto. Second floor. Allora, ti ricordi? C'erano? Ah, devi andare lì. Ti ricordo che nell'ufficio Stars nell'uno, nel 2 ci trovi un'arma. Non mi ricordo che arma, forse è la mitraglietta. Adesso ho passato attraverso le docce. Occhio bene qui, lucchetti. Nota di un amico: se stai leggendo questa nota vuol dire che ha fatto una brutta fine. Se dovessi sentire un rumore provenire dall'armadietto, ti prego non aprirlo. Mentre eri fuori di pattuglia, ho cercato di capire come arrivare dall'altra parte. Credo che l'unico modo sia distruggere il muro usando l'esplosivo. Anche trovato il materiale per farlo, manca la batteria per il detto. Quindi quell'esplosione la faceva lui? Nel 2? No. Ti ricordi che c'era un'area... No, si schiantava l'elicottero, quindi non c'entra un cazzo. Manca la batteria del detonatore. Mi pare di ricordare di averne portata una nella stanza degli armadietti la settimana scorsa. Ci serve assolutamente quella batteria se vogliamo abbattere il muro. Ed è per questo che sono venuto a cercarti al piano di sopra per chiederti di prestarmi la chiave di quella stanza. Come sono andato via dalla stanza delle docce mi hanno attaccato, uno di loro mi ha morso, ho lavato subito la ferita al meglio che potevo, ma da quel momento ho iniziato a sentirmi male. Immagino che non dovrò spiegarmi il motivo per cui non devi aprire quell'armadietto, perfetto, perché si è rinchiuso lui, grandissimo. GG ragazzi, quale sarà l'armadietto? Te l'ho segnato. Qui c'è la combinazione. Lasciamo perdere. Qui te la ricordi? No, non me la ricordo. Cap, l'hai trovata giù, cap. Ah, ok. Dovrebbe essere cap. Eh beh, sì. Sì, sì. GG. Quindi c'è la chiave. Cosa c'è qui? Granata stordente, 2. Ah, no, 1. Però qui è l'arma. Qui dobbiamo mettere l'esplosivo. Esplosivo. Aspetta un attimo, guardati bene dentro le docce. C'è nei lavandini, tipo. Non c'è qualcosa nel lavandino? Lo vedo da qui. Nel lavandino, avanti. Ah, no, era una... No, mettere la batteria qua. La batteria ti dice che... Ok, poi questo lo devi combinare. Vorrà dire che faremo un bel botto. Ma scusa, lo posso già piazzare? No. Cos'è che... Non ho È un livello... Abbiamo superato già quel livello. Ruby si nascondeva dietro ci spawn. Quindi cogliere. Te la fa proprio aprire l'armadietto dove c'è il tipo. Insisti. Ma c'è il tipo, zio. Sì, ha detto meglio di no. No, non lo vuole proprio aprire. No, no. Ok, qui fuori c'è una pianta verde. Lascialo qui, non portartelo dietro. Ma mi sa che se lo piazzo... scusami, non esplode? No, perché mancano le pile. Gli mancano le batterie, proprio batterie, batterie. Ok, c'è ragione. Allora ce le portiamo dopo. Buona idea, signori. Okay. Non c'è una pianta, no, non è una pianta verde, quella era una pianta bassa. Tutto storto anche Carlos, dobbiamo salire su. Perché è bloccato? Perché detto, vai, la chiave degli della stanza degli armadietti devi trovare. Buonanotte Eli, buon riposo, mi raccomando. Riposo. Vabbè, Jackie Chan. È andato. Anche l'altra volta era andato, i mortacci su. Ma voi salvate, no? No. Vai diretto, poi ti devi riferire tutta quella parte, c'è il coso. Vado a salvare. Se non te la fai nel salvataggio, una salvatina la dare. Vado a salvare, dai. Giusto per non rifare vedere le stesse cose se muori. Sì, sì, sì. Tanto ormai si è fatto G, ce ne stiamo offrendo. Poi ce l'abbiamo qua sotto, quindi buono. Domani col turbante, esatto. Domani che giorno è domenica, ah sì. Ma è sempre domenica. Domani è domenica, sì. Eh sì, Ambra, te lo devi scaricare, molto bello. Puoi affrontare le tue paure, anzi lo potresti giocare come gioco horror Hello Kitty Online, visto che è la tua paura più grande. A
me fa paura Hello Kitty del Chocchioro. Inquietante. Allora, neanche è morta. Quello non ti fa niente. Se vi faccio vedere la mia stanza è piena di pupazzi di Hello Kitty. Mi sa di troll però. Chiave. Oh. È la chiave della... Guarda, esaminala. Chiave stanza sì. Armadietti. Apri la porta della stanza degli armadietti, ok. Allora hai salvato un po' per niente. Ci sono delle casse qui in fondo. No, questo è morto, dai. Ho sparato, non fa niente. A meno che non si debba alzare adesso in maniera scriptata. Va, giro con le palle. Questa era Echo. No, non lo so. Ok. Potrebbe sfondarsi adesso la finestra, secondo me, come passa. Ho sentito il fiattone della creatura bastarda. Infatti. Quello che ti dico. No, ne ha uno che... Esce l'acqua. Ma va. Uscirà da una finestra. No, giù, zio, senza armadietti. C'è solo una finestra ed è quella. Certo. Adesso, come tu passi, lui ti prende alle spalle, sicuro. Risalvo giù. Risalvo, dai. Ma sei entrato qui, non lo so. Sì, dico, risalvo, di passaggio. Uno l'abbiamo bruciato, dai. Tu nel dubbio corri e poi gira a destra. C'ho paura fottuta. Eccoti qui, stronzo. Non me lo aspettavo qui. Ma non mi sente, giusto? Zio, che cazzo fai? Però sì, non ti stava sentendo quando eri fermo. E quindi che cazzo dovevo fare? Non era la stanza armadietta, era lì. No, ho detto, con questo stronzo, cosa devo stare fermo? Abbattilo. Abbatto? Però se ti metti a correre ti sente, se passeggi no. Se passeggio no? Ok. Minchia, mi sono cagato e ho iniziato a correre, come... Ah, ok. Fanculo, non ci combattiamo neanche. Io non so se posso aprire le porte, però. Armadietto. No. DCM. Ah, me l'hanno spammato prima in chat, non capì. Sì, vabbè, ma anche se li sapessimo... Diciamo che sarebbe giusto che se li usiamo se li troviamo in gioco. Anche se dentro ci sono solo munizioni, Morto. Qui non li puoi aprire, ci servono le corri tastierini. Sì, sì. Ora se magari ci sono qualcosa i tasti, c'è. Ma non credo. Non credo che ci siano i tasti. Sì, ci sono. Qualcosa si può aprire. Che numeri hai? Allora, 102. No, ti mancano lo 0. Il 2 e il 3 mi manca, però il 104 lo posso aprire. Manca lo 0 c'è. Poi c'è il 106 forse. Sono le batterie nel 4, nel 104. Non c'era un cazzo nel 107. Ah sì, 106. Poi cosa abbiamo? 106, 107, 108? No? 109? Ah, li provi così? Sì, senza andare. Ce li facciamo tutti easy. 102, 103, 104. Ce li facciamo così, raga. Poi abbiamo 201, non lo possiamo fare. Col 2 no, 0, finito. Fatto. Batteria. Perfetto. Sei mia. La chiave la puoi buttare. Adesso la buttiamo. Vieni da papà. Bombino. Qua ti serve la pianta. Con la rossa la combini? E me la sparo. No. Sparo, no. Se te la vuoi sparare per essere full, sì, ma come la scena. Era per quello, sì. Qui non c'è. Ah. Sì, con la granata? No.
Occhio, se, adesso se tu esci camminando e vai a sinistra, messo la stanza di salvataggio, non ti dovrebbe. Non dovrebbe rompere le palle? È che secondo me è sciotta, zio. È lì il rosico come una merda. Perché non hai. Cioè, solo queste tu. Usata. C'ho l'ansietta. Cosa facciamo, ragazzi? Me la tiro? Questa nel caso andassi rosso ti fulla, quindi. Boh. Dai, non la tiro. La maggior parte dei giocatori qua si fa prendere dall'ansia e corre. Porco. Vaffanculo. Ok, grande. Ok, ok. Misa, che bastardi però. DCM. Prima di rompere la, il muro, sali su e apri. DCM. Questo lo stecco. Questo sta arrivo al licker. Senza gli spari. No. Sembrerebbe essere morto. Vaffanculo. Vai Carlitos. Carlitos sta la passa. Walking Simulator. Prima su, prima su, prima su. Sto leggendo la chat, cioè. Cosa c'è? Ho usato caduta leggera sicuramente. Devastante. Allora, DM. No, DCM. Ah, DCM. Vediamo che c'è. Munizioni ci saranno. Però fanno vabbè, bene. Giusto. Fanno bene, fanno comodo. Andiamo, andiamo. Carlitos passeggia e si tiene il fianco. Lo voleva abbracciare al volo, dite. Scioltezza. Grande Carlos. Ma curette non ne trovi? Sì, ne abbiamo due, ma le voglio dosare per evitare che succeda il patatrack. Però io mi sa che mi curo, non lo so. Vedi tu. Carlos, sembra che qui non possa fare più niente. Ti raggiungo. Ricevuto. Morto. Perché secondo me quell'esplosione attira il licker, lo sai? Non so. Non lo so. Potrebbe. Potrebbe, via. Potrebbe. Via. Ah no. Presto, presto. Videazzo. Ma è pirla, si mette lì. Sa tutto, Carlitos. Sa questo ed altro. E c'è uno zombie. Più di uno. Forse qua con una bella granatozza si passa da dritti. Però vabbè. Sono due. Tre. 3, 4, dietro. Oh, oddio, sono bloccato. C'è il braccio per fare. Porca trota. Ok, mo qua. Ce l'hanno tutti con me oggi. Morto. Morto. Quando farò quell'animazione sono morto. La tippa. Morto. Morto. La tipa, la tipa non vedo la testa. Vabbè, se la spari sul petto reagisce lo sto. Morto. Questo l'ho abbiamo rubato, ucciso. Ha masterato il gioco. E quello è morto, perfetto. Minchia, si sollevano. Con calma, allora, mettetevi in fila. Nel prossimo corridoio, e questi? Sì, perché gli provano a chiedere l'autocertificato. Cosa? Cosa cosa?
Minchia, se ri... cioè, gli ho sparato tutto. Pezzo di merda. E mo qual era? Quale cazzo era? Tu corri, no. Corri. Uno, due, tre, corri. Fanculo! Le munizioni. Ancora? Oh cazzo. Non ne ho più munizioni, cazzaro. Ne sono lì da raccogliere. Morto. Bella, cavaliere, benvenuto. Che ansia. Ci sono dei bei premi qua, vai. Oh, io me la sparo una cura. Che dici? Vai, pure. Sì, per sicurezza, ragazzi, c'ho troppa ansia. Questa? Sì, è uguale. C'ho troppa ansia. Ma che è? Si è rialzato? Mamma mia, che ansia. Ti sei accorto solo ora? Sì, perché avete tutti e due, tu e Joe avete il nome Rosa, cioè Viola, e non mi sono accorto. Ancora tu? Ok, nella stanza non può entrare. Porco Giuda. Qui lo stuniamo e corriamo dritti. Che dici? Stanza dolce manca qualcosa, sì. Ma che cosa? Una cura devi raccogliere, ti segnava, no? Ah sì, ma dall'altra parte. Non posso più andarci. È uscita una cura. Bella Jolly, benvenuto. No, è uscita una cura di là. Vabbè, te la sei giocata bene qui. Non lo devi stunnare questo. Stunni, apri la cassa e corri. Ok, allora un attimo. Porta, 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 porta. Ma allora, che ansia questa parte, Gesù. Dottor Bard. Oh, grazie a Dio. Hai idea di quanto abbia provato a contattare qualcuno? Tranquillo, la tireremo fuori. Mi dica dove si trova. Il grosso ho perso. Sono intrappolato in un fottuto ospedale, circondato da mostri di ogni genere. Senti, manda qui gli Stars, loro sapranno cosa fare. No, negativo. L'RPD è stato invaso. Allora inventati qualcosa! Alla Umbrella sono impazziti, ci vogliono tutti morti! Ah, bello, mi piace. Io sono solo a sapere come creare il vaccino per mettere fine a tutto questo. Quindi o te ne stai lì con il cazzo in mano, o mi mandi qualcuno in grado di tirarmi fuori di qui! Quel cazzone! Già lo adoro. Non ne dubito. Lo hai sentito? Non possiamo consegnarlo alla compagnia. È Mikhail il capo. Non siamo noi. Provo a trovare la posizione del dottore con il computer. Ok, tu stai a smanettare. Qui mi ricordo che ci vorrà un po'. Da un'occhiata in giro, vedi se trovi qualcosa di utile. Come ha fatto questo qui ad arrivare? In effetti. C'era un coso da raccogliere. Prima raccogliere la roba. Sì, adesso raccogliamo. Dove? Io lo giro lì, lo vedi. Ma cosa... Ah, spray qua dentro, ok. Allora, poi qua c'era... Ah, ti ricordi che c'erano le armi, le cose varie? Ho un sacco di casse da aprire. Qui è già aperto. Qui hanno già ciulato le armi. Non avevi la mitraglietta qua. Ah. In teoria non dovrebbero essere, dovrebbero esserci ancora le armi. Invece non c'è, c'è più niente, ci hanno ciulati tutto. C'è ancora della roba. Qua, cura. Pianta rossa. Questo strano incidente si è verificato in una villa di proprietà dell'Umbrella Corporation tra i monti di Arklay.
Il giorno del 23 luglio, la squadra Bravo degli Stars è stata inviata nei Mortal Clay per indagare su una serie di inspiegabili e brutali omicidi. Successivamente, ogni contatto radio è stato interrotto. Il giorno 24 luglio è stata inviata la squadra Alfa. Ho sentito una porta aprirsi, non so. Squadra Alfa per far luce sull'accaduto, ma è rimasta coinvolta negli eventi della proprietà situata nei dintorni. L'incidente si è concluso con la distruzione della villa. Vi sono state numerose perdite e gli unici sopravvissuti sono stati 5 membri della STARS. All'origine dell'incidente vi erano gli esperimenti illegali condotti in un laboratorio segreto dell'Umbrella, situato nei sotterranei della struttura. Si presume che la causa di tutto sia stata la fuga di un virus T impiegato negli esperimenti. Tuttavia, ogni prova è andata completamente distrutta insieme alla villa. Di conseguenza è stato estremamente difficile proseguire con le indagini. Vabbè. Grazie dell'host, Jolly. Non ti ricorda niente questo documento. La villozza? Quale sarebbe? Questa? No. Gil, quella in prima fila. Cazzo, questa è del 1999. Comunque, che villozza è? No, non mi La ricordo. villa del primo. Ah, la villa del primo, bravo, sì. Fighi sti riferimenti. Ma butta la rossa. No, oh, tienila rossa, tienila una rossa. Che la combiniamo con la verde, sì. Quando la troverai, te la troverai. Non si può neanche salvare? C'è solo la cassa? Strana sta stanza. Bella, bella cagata. E mo c'è lo stronzo qua fuori. Nel corridoio ti dice che c'è qualcosa da fare. Nel corridoio c'è qualcosa da fare, scappare. A sinistra non hai visto, a sinistra del corridoio. In questo ambiente sì. A sinistra non l'abbiamo visto, però è A destra, chiuso. tanto non puoi andare. Devi andare a sinistra per forza. Però è chiuso. No, ci sarà una via, credo. Beh, a destra sono le docce. Le docce c'è il gas che sta uscendo. A meno che il tipo non l'abbia. Ah, vedi. Ah, Che bene. succede? Deragliato. Ci sono feriti. È Jill. Ah, merda. Aspetta, cosa? Jill! Jill, che succede? Jill, rispondi! Ti devo andare. No problem, penso io È a farlo. innamorato, ha perso. Sì, il Licker. Non c'è più. Il Nero l'ha ucciso La con un forza pugno. dell'amore. Un giro in Che strano, centrale. Jill. Alcuni minuti prima nelle gallerie della metropolitana. Oh, bella inquadratura questa. La volevo da dentro il treno, però. Abbastanza inutile, Carlitos. No, vedrai che darà soddisfazione. Devi andare a prendere il tipo all'ospedale. Sono l'unica sopravvissuta. Sei la number one. Allora, guarda. Oh, salvataggio. Senti che bella canzoncina. Ecco perché Comunque, non c'era volume spazio. azzeccatissimo, ragazzi. Carlos, rispondi. Carlos! Merda, non c'è segnale. Ma lei c'ha, è la stessa doppiatrice dei... Come si chiamava la tipa del 7? La tipa indemoniata. C'è la stessa doppiatrice. C'è la stessa voce. Ragazzi, ve lo ricordate voi? Vi sembra la stessa? A tutti i senza palle lì fuori, con i vostri pistoloni da signorine. Pistolini, pistoloni. Pistolini, ah sì, vabbè, pistoloni da signorine sono trans che abbiamo tirato fuori dal cilindro qualcosa che vi farà schizzare a 1000 i livelli di testosterone. Le abbiamo chiamate mine di prossimità. Queste piccole meraviglie sono state progettate dalla divisione ricerca dello sviluppo Umbrella. Finirete con l'arma ancora di più di vostra moglie, addirittura. Ve lo garantisco, sono rare da trovare e richiedono una certa abilità nell'utilizzo, ma vi assicuro che ne vale la pena. Andiamo a scoprire le caratteristiche di queste bellezze. Le mine di prossimità sono state progettate per essere compatibili con il lanciagranate. Ah, le spari così. Non provate ad usarle come il vostro uccello, cercando di infilarle dove non dovreste. Vabbè, provate a spararle contro un muro o a terra, rimarranno ben piantate lì apposta. Il sensore installato nelle mine le farà esplodere appena rivelerà il nemico nel loro raggio di azione. Ricapitolando, piazzate nel luogo il percorso del nemico. Vabbè, ok. Che sarebbero servute prima. Sono talmente rare che ne ho già viste queste e ne ho viste anche altre. Sono molto Rarissime. rare. Ce ne sono altre dietro di te. Ah, minchia, Molto rare. Forse sono le uniche che troveremo.
nella stazione di polizia sarebbero servite, eh? Eh sì. Non so se come ti puoi equipaggiare. Vado cattivo come un bestione. Se ci sta dando sta roba, bisogna essere cattivi. Eh sì, però... però tolgo il pompa. Togli la pistola. Pistola e coltello? Anche tutta la pistola c'è solo quei colpi. Tolgo pianta, pistola... E vabbè, tanto pianta e coltello. Pianta, pistola e coltello. Anche il coltello lo usi per uccidere. Non lo so. Il coltello però lo uccidi per finirlo. Spero che ti trovi uno zaino a breve. Deposita le mine, dice Fraun. Roba, se hai fatto te, ti devo lasciare. Buonanotte, cavaliere. Ma dai, ragazzi, domani è domenica, siamo a casa. Io domani lavoro, mi sto trattenendo per voi, per farvi vedere sto contenuto. Il sabato alle 11:30, ragazzi. Ma dai. Waldo sta per finire Resident Evil. Allora. Stanotte. Allora, comunque, salviamo Jill. Quante ne hai cura? Che ne è un botto nella cassa? Come sei messo a cura? Allora, a cura sto messo abbastanza bene. Ho 3 spray qua. Minchia. Buono, 4 spray. Dai, andiamo così. Poi vediamo. Male che vada, moriamo e si ricarica. Che vi devo dire? Vado col pompazzo. È la Madonna. È la Madonna. Però è tutto libero. Non fatti tentare dalle mine. Madonna. Ho sbagliato. Raga, ho fatto una minchiata però. Quando il cerchio si chiude, prova a farti prendere adesso. Apposta. Così. Tanto non c'è niente, via, via, via. Sì, in alcune zone puoi rushare, cioè devi rushare. C'è il Tyrant. Quel bastardo è ancora vivo. Non posso stare qui. Si inizia a non avere più cure. Vabbè, raga, vada come vada. Buon lavoro e offri da mangiare a tutti i poveri affamati. Ma dai, ragazzi, resistete. Guarda, c'è una torre dell'orologio là qua a destra, io terrei sempre di... proiettili, non del millimetro. Mira, perché detto, credo che sia quella la direzione, se è come... qui ci può essere un botto di roba. Pianta. C'è la pianta rossa appresso. No, non ce l'hai appresso la pianta rossa. Un pollo. Prova che ti prendi la pianta rossa. No, non ci credo. Ah, ce l'ho il coltello, ma non male. Certo, devo tenerlo. Questa è situation. Oh. Vai. Peccato per le munizioni della pistola. Le butteremo nel caso. Non è più. Cioè, finché fa conservarle, le conservo, per carità. Zona verde, abbiamo visto tutto. Di culo la pianta rossa, sì. Mica sta ancora bruciando sta stronza. È intelligentissimo, non fa. Non sa neanche nuotare. Non sa manco nuotare. Fa nuotare? Inizia, mo sbuca da sotto il ponte e lo spacca, guarda. Carlos, rispondi. Che succede? Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo deragliato. Deragliato? Ci sono feriti? Sono tutti morti. Mikhail, tutti quanti. Ah, merda. Non sa neanche nuotare, secondo me è sottomarino. È stato Nikolai a tradirci. Aspetta, cosa? Ma che cazzo? È qui! Che figo che è! Ma è diverso! Oddio! Ma si sta mutando! Ma! Porca troia che figo! Voglio una statuina del Nemesis, me la compro! Me la piazzo qua. Da che parte? È bello. C'ha il cuore, è boss. Oh cazzo. Oh cazzo. Un sacco di roba c'è da.
Sì, adesso le granate gli fanno male. Con e cambio, mine di prossimità. No, sparatele. Non sprecarle. Guarda, guarda. Ma le granate dirette gli fanno più male. C'erano un sacco di granate incendiarie, mi usano quelle. Ehi, adesso le cambio. Ma comunque ti fanno male, non è vero. Appena si apre il cuore lo sparo nel petto, immagino. Ma che stai trapassando? Questo l'ho disciolto. Bella. Che bello che è. Carezzalo. Sta perendo. No, non sta finendo Mickey, secondo me. Oh cazzo. Siamo a due terzi, siamo a due terzi del gioco. Devo prendere munizioni però. Era una che fa? C'è il turbante. Quasi un animale. Mine di pros. Oh. Una mina sul muro forse. Una specie di cosa che va fuori dalla bocca. Che figa sta boss fight. Devo trovare un modo per fermarlo. Lui fa il giro. Ora ti ammazzo. Che cosa riesce a aprire dalla bocca, zio? Lo vedi? Oh! One shot! No. Sarebbe stata una bastardata, one shot. Porco Giuda! Non ho più mine. Sei bruciate prima. No, se, ci sono però, le avevo viste. No, qua, qua. Forse con una mina. E anche qua dentro. Ce n'erano anche degli altri. Sì, con incendiari lì. Però vabbè, adesso lasciala. Lì sono. E tre sei bruciate lì. Cazzo. No, 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 no. Sono un coglione. Volevo cambiare le armi, cazzo. Sono stronzo. Vabbè, sono prima fase incendiaria a manetta. Se ne incendiare che hai anche quello che sono da raccogliere. Poi vieni a più dopo.
Ok. Devo usare ne un'altra. Vaffanculo. Mi servono. Ecco, stanno qua. Holy shit, mo? Combinare con l'arma. Non fa. Oh cazzo. Cosa sono? Quelle esplosive. C'è quelle esplosive. Non è cambia il tipo di munizione. Sì, sì. Questo è buono. Fanno molto male questo. È veramente figo, vero raga? Bellissimo. Bisogna prendere, aspettare le tempistiche che si ristabilizzi, perché in alcuni punti non gli fa niente. No, devi sparare più verso i piedi. Soprattutto con quell'esplosiva. Oh mio Dio. Non l'avevo visto, oddio. Poi drop. Sì. Vuol salire su, cosa vuole fare? Guardi che c'è una rossa, Io sto cercando le cacchio di mine. Va bene, lo spariamo un po' col pompa. Ah, bene. Ok, eccola qua. Prima raccogliti tutto, solo lui inizia a girare. Raccogliti tutto, tutto, tutto. Ma poi saltami one shot, ti ricordi? Dopo un po', no, si inturbanta. No, guarda, il cazzo in fondo non li è preso. Deve essere una pianta rossa lì dentro. Ecco. Tutta la pianta rossa è combinata con quella verde. Unisci le due stack di mine. Sì, ma forse non farò, sai. Vabbè, le ricarico. Ah! Oddio, non... Vabbè, non l'avevo visto. E neanch'io. Ok. Risali su, cosa dici? Brutto, bastardo. Ok. Cazzo, dall'altra parte. Vabbè, dai. Devo trovare un modo per fermarlo. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ok. Spero che lo faccio, quindi sta qui. Porco Giuda. Dai, dai che mo muore. Madonna raga, che ansia. Ok. Ora sale. Palazzo più basso. Forse con una mina davanti. Aspetta, devo capire solo dove va nel... Ecco qua. Dai, qua dovrebbe andare. Mi sparo un po' del pompa. Anzi, mi tengo questo e cambio. Ora ti ammazzo. Tira fuori la lingua, la lingua, la lingua. Credo che sia perfetto proprio la cosa qui. Vabbè, tre volte. È veloce, bastardo.
funzionato. Dovrebbe funzionare. Oh cazzo. Preparati a fare un bel volo. Cosa? Oh mio Dio. Che culo. No, ho sbagliato mina. Dai. Ma che fa sto pazzoide? Da quel palazzo bianco. Devo fermarlo in qualche modo. È velocissimo. Speriamo che ci ripassi. Se ci ripassa bene, se no sono fottuto. Cos'è sempre quel palazzo che si chiude? Avanti, facciamo la finita. Vaffanculo! Quante ne abbiamo usate, raga? Quante? Molte. Perché alcune volte che saliva sui muri lei Carlos, ci sei ancora? Però è andata bene. Andiamo, mi abbandoni proprio adesso. No, no, nei Resident Evil mai, raga. Non le dice mai quanta vita hanno. Allora speriamo che muoia velocemente. È molto bellissima la boss fight. Sì, sono fighe, sono fatte bene. Sì, ma con calma muore. Senta la pezza di bruciotto fino a qua. Secondo te è morto? Secondo me no. Io non mi fido del Nemesis. Chiama del Resident Evil Nemesis, lo ammazzi a metà gioco. Vero. È una bolla. Pompa. Buono. Lancia granate, mi sa che non è rimasto. Infatti non c'è più niente. Va bene, signori. Abbiamo 3 mine di prossimità che ci teniamo. Adesso andiamo avanti col pompazza. Porca miseria, raga. La pistola. Bello, però, bello. Guarda, si solleva subito. Che figo che è. Io gli avrei tipo tagliato la testa. Certo, gli ficchi una mina in bocca. Che cavolo non so. C'è, raga. Ma spara. Però potevano farlo fare in terza persona. Sarebbe in prima persona lo sparo. Si rigenera. Aia. Infetto. L'ha infettata. Interessante. Mi hai davvero fatto un grande favore, Jill Valentine. Colpo di scena. Porca troia. Ho bisogno di un dottore. Archivio sbloccato. Alcune ore dopo. Jill! Rispondimi. È andata. Tyrell, mi ricevi? Ecco il sogno che faceva. Cosa succede? Jill è infetta. Ora la porto all'ospedale. Forse il dottor Bard può curarla. Ricevuto, ci vediamo lì. Dottor Bard. Pazzurdo. Tieni duro, superstar. Ce la farai. Raga, siete rimasti senza parole? Ma anche lui è bianco. Molto figo l'ospedale, eh? Mi ricordo sì. Che era una bella. Spensa. Una cosa che per ora non mi sta. Pochi indovini. A me piacciono quelle cose nel Resident Evil. Sta andando bene. Troverò quel vaccino. Che palle, con Carlitos. Mamma mia. Andrà tutto bene. Non mi piace Carlitos.
Oggi è Nimmi Zero e Torre d'Oro. Scusa, il suo metallo l'aveva aperto prima, non il tuo. No, il mio, per dargli la cura. Se di lei si fosse aperto il suo metallo. Questo lo possiamo buttare. Sì. Quindi via. Sarebbe stato figo usare... usare il suo inventario. Va bene, che dirvi. Porello, questo povero chiedo non deve valere. Tra pararla e mo' è infetta. Merita gioco, non comparebbe gli ammettendo. Adesso salviamo, sì. Sì, prima merita. Cobra, una bomba, una bomba. E vabbè. No, teniamo così. Ok, signori, vado un attimo in bagno. Continuiamo. Vi lascio vicino a Jill che soffre. Fate delle domande a Fabio come al solito. Arrivo. Eccomi ragazzi. Bella oro, benvenuto. Eccoci qua. Ma è catalogabile come horror? Beh, sì. È un horror. Più o meno. È un horror action, molto diciamo. Action, cioè, cos'è horror? Qualche zombie che spunta dietro l'angolo? Sì, qualche jumpscare, ma minimo. Però che sia un po' più horror l'ospedale. Senti come soffre. Sì, fa dei versi che boh. Non serve a niente cliccare. Deve essere nel laboratorio. Occhi aperti, sto arrivando. Ricevuto, vado avanti. Credo che questa sia una di quelle che zone che piace a te, che avanti indietro. Anche quello col turbante con la faccia così. Fai quello col turbante così. Detto, credo che questa zona... è una di quelle che piace a te, che devi fare molto avanti indietro, ricordarti la strada. Ah, sì, bello, mi piace sicuramente. Aspetta, qui c'erano delle munizioni, però, che non ho preso. Non ti perdi niente, niente. C'era qualcosa... ah, vedi qua. Dai, okay. Riempi le munizioni. Ok, sono pieno. Sì, infected. Porca puttana, quanti sono? Credo che sia una porta. C'è il bambino di... però. Se non ho visto male. Lo vuoi provare? Ma sì. Se si alzano tutti lo provo.
Credo che tu abbia una porta dietro. Chiusa. Ah, Grimaldi. Qui ci passiamo dopo con Gilles, immagino. Probabile. Non ho tempo per voi. Ma guarda quanti cazzo sono, anche nella porta. Febbri è la porta. Sono solo tre per ora. È Voldemort questo. Che palle, oh. Leggero, bello interpretato così. Quando fai le trip. Oh cazzo. Insomma, dovevo usarla, sta cosa non l'ho usata. Non so se questa l'apre. Ma può sempre. Ma. Ma che cazzo mi sta pigliando? Il reset rammenta. Si alza. Forse no. Col cazzo, guarda lì che stronzi. Qui un bel bombino ci stava tutto. Sorpresa così, non te lo stavi calcolando. Ti sta indicando tu. Sì, vabbè, questo è il più forte di tutti. Ma che cazzo è? Vabbè, io sono mirato. Vaffanculo, gli ha dato calcio. Grandissimo. Tutto sprecato, ogni cosa. Ma va a cagare, dai. Pianta rossa, pianta rossa, pianta rossa. Blu. Ah no, rosso. Vabbè. Spengo l'aria. Cappello di Mr. X. Cappello di Rick. Un altro da aprire col grimaldello. Tanto questo ospedale non ti ricorda niente. Questo ospedale mi ricorda. Non è. Ma scusa, è uguale a quell'altro gioco zombie che abbiamo fatto. Come esatto, come cazzo si chiamava? Guarda, c'è anche il giardino interno. Esatto. È proprio la stessa zona. Quello. Quello lì. Minchia, ma l'hanno copiato. Hanno preso il progetto, cioè non era in comune. Sì, era in comune con Resident Evil 2, però non c'è. Doveva essere Resident Evil 3 quel gioco, no? È vero, sì. È lo stesso ospedale, guarda, col giardinetto. Uguale, lui. Chi ha visto la serie, ragazzi. Come si chiamava? Daymare 1998. 8. Un anno prima. Era l'ospedale di Daymare. Ve lo ricordate Daymare, ragazzi? Lo abbiamo parlato come serie sul canale. In anteprima italiana. Benvenuti nell'ufficio del dottor Nathaniel Bard. Indicate il motivo della visita attraverso l'interfono. È quello. Che bomba. Vabbè, le stanze magari non corrispondono, però è quello, cioè. Mangianastri. Ah, ok, dobbiamo farlo parlare con la Mangianastri, vero? Sì, da Daymare, sviluppatori italiani. Sì, erano in collaborazione con proprio gli sviluppatori di, cioè sviluppatori, con il team di Resident Evil. Doveva il remake di Resident Evil, appena è uscito un gioco a parte. Poi chissà se di quello uscirà un seguito, speriamo di sì. Sì, speriamo di sì, perché era figo, sì.
Notte di un'infermiera, 25 settembre. Ogni giorno continuano a portare pazienti affetti da questa misteriosa malattia. I sedativi non hanno effetto e siamo quindi costretti a mettergli la camicia di forza per trasportarli nella zona di isolamento. Il problema è che non c'è più spazio. Il direttore ci ha ordinato di portare qualsiasi paziente che mostri anche più piccolo sintomo, ma non sembra ancora esserci modo per curarli. Che cosa possiamo fare? Di certo non guariranno con le nostre preghiere. C'è ancora un'altra cosa che mi preoccupa: i pazienti deceduti non vengono portati all'obitorio come da prassi. Ci è stato riferito che di loro se ne sta occupando un'altra azienda, come misura preventiva per evitare qualsiasi rischio di contagio. L'altra notte, Miranda ha visto qualcuno trasportare un cadavere passato per la porta proibita. Mi chiedo da dove diavolo li stiano portando. Mi chiedo dove diavolo li stiano portando. Allora, qui c'era la roba sul divano, No, no? No. si apre un tesserino, immagino. Qua, un tesserino, giusto. Forse è con questo. No. Prova. Però l'esamino. Un Ah, devi inserire ripetute. uno, devo cassetta per farlo Vedi. E funzionare. poi lo porti qua, Dottor Barda, lì dentro! Sono venuto a salvarla! Apra la porta! Riconoscimento vocale fallito. Riconoscimento vocale? C'è la rossa, c'è la rossa. Laus. Ah, Oh no, sì. dai, Che aspetta, aspetta. cazzo è? Un film di fantascienza! Mani tra bomba in mezzo per forza. Te. Apri anche la casa con la bomba. Ok, non adesso sparato. Che dai, però. Dai! Sono morto. Questo vetro io non lo vedo molto sicuro. Solo sfonda. Forse, eh sì, che lo sfondo, se non cazzo. C'è anche pure il mantello. Cosa? Da dove? Dentro la cassa? Per un mimic? Ma vabbè ragazzi, qui Qui servono a serve veramente tessere. cosa? Hai tante rosse e poche verdi. Abbiamo perso qualcosa? Il tipo, scusa, prova a sfondare tu il vetro lì. Invece il tipo. No, dei proiettili. Sì, Sicuro però si si apre congela. da qualche parte, dai. Forse da qua. Rimane. Vedi? Che paura! Guarda, Ora gli orsi degli zac, zombie. l'apriamo. Sì. Michela, Giulia se ne sono andate, scommetto. Ma Si apre. questo è inquietante. Ma va, è una cosa per bambini. Scusa, non si apre sta porta? Questa bambina è inquietante, sembra quella psicopatica. Ma va, sono i tipici poster che ci sono dal dottore. Poi Ragazzi, lavarsi le lavatevi le mani. mani per il coronavirus. Ottimo. Allora, Per vabbè. lo spot del canale. Ah, c'era la strada qui. Gesù Cristo, qua mi so cagato. Mi so cagato. Aspettate un attimo. Cambiare la mutanda? Un attimo. Si è cambiata la mutanda, roba. Ah, si è scoppiata la testa, perfetto. No, mi sa che è caduto già con la testa scoppiata. Non è un buon Vabbè. presentimento. Lì che c'è una scia di sangue. Con lui non abbiamo ancora inquadrato nessun boss, quindi. Spera di non incontrarlo. Eh no, dai, figo, ci sta.
Perché non ho molte munizioni? Ah, ah! Il tetto? Un tetto è un'ottima zona per un boss. Sembrano molti però sono curiosi. Vedi dentro il caffè sicuro. Che sta a fare? Ok. Pambolotto. Scipallotto. Scipalans. Ok, qua abbiamo fatto. Era chiuso, sì. Ma i versi che fa. Forse era aperto dietro, eh. Sono versi espliciti. No. No, no, apposta, apposta. Tu dici che c'è qualcosa qui. Questo è il paziente che hanno parlato via di nascosto. No, è qua, vedi, dentro. Ah, ok. Ok. Enorme sto posto. Allora, andiamo qua. Ho munizioni per la pistola. Buone, che non ne avevo più. O poi magari in America sono tutti così gli ospedali. Però è troppo quello di Daimer. A sinistra, non lo so, c'è un sacco di porte. Era bella l'ambientazione nell'ospedale. Però che in Daimer sono i muri invisibili. Esatto. Mappa dell'ospedale, buona. Archivio, vai, qui si entra subito. Buono, qui salvataggio. C'è la musichina. Hanno accettato più di 20 pazienti affetti da quella misteriosa malattia. I pazienti in isolamento mostrano delle necrosi agli arti, iperpiresia, delirio e iperfagia. Possibile infezione. Ho provato qualsiasi antibiotico. Non è ancora arrivato nessun risultato degli esami del sangue. Chiedere di nuovo. Il dottor Yang è stato morso mentre curava un paziente. Abbiamo disinfettato la ferita, eppure la febbre non scende, niente sembra funzionare. Nel frattempo i pazienti in stato confusionale che ci portano diventano sempre più violenti ogni minuto che passa. Abbiamo anche richiamato il personale che non era di turno per avere più aiuto possibile. Dobbiamo fare qualsiasi cosa per contenere questo disastro. Già mi manca il Nemesis. Mamma mia. Tra poco risbocca probabilmente. Guarda, appena curiamo oggi sono sicuro che risbocca. Tipo così a naso. Stars, ancora viva, Stars. Ok, qui abbiamo preso tutto. Si fa un check dell'inventario. Allora, pianta rossa ce la portiamo. Deposito uno spray. Minchia, sei carico di cura, bravo. Munizioni un po' meno. E basta, dai. Sono carico di cura perché ho usato molte munizioni. Con Jill sarei passato easy di mezzo, però con lui che dà solo i cartoni è un casino. Due spray dici? No. No, no. Uno spray me lo porto almeno. Brutta stanza qua, pieno di sangue. Le piante sono belle, ma... Questo è vivo. Lo zombie è vivo o morto? Sono tutti vivi. È pieno. Ma c'è qualcosa da prendersi? Palle. Ma se passo lento? No. Armadietto chiuso. Forse non c'è nient'altro qua. Pieno. Dai, non mi sembra esserci nient'altro. Vaffanculo, passo dritto. Qua? Utilizzo dei badge. Se veramente è vietato portare i badge al di fuori. Vabbè, bla bla bla. Armadietto. È stata smarrita la chiave della stanza degli armadietti. Sembra che qualcuno abbia visto una chiave simile nel cortiletto. Fino a quando. Ah. Nel cortiletto devi andare. Sì. No, questa stanza. Non sei arrivato. Dove stai andando? Perché torni indietro? Al cortiletto andiamo. Vedi, ci sono tutte queste stanze da vedere. La stanza non la guardi. C'è solo quell'armadietto e poi basta. No, c'è una stanza. No, c'è la chiave. C'è la chiave qua. Guarda. Ah, è lì che serve la chiave. Sì, sì, sì. Non hai neanche provato a aprirla. No, vabbè, tranquillo. Non voglio attivare sti zombie. Torniamo poi qua. Sì, c'è una stanza. Ah, sì, devi andare nella...
Cortiletto. Vabbè, ci sono un botto di distanza, ma ce le vediamo tutte. Pure giù il cortiletto, Quindi sicuramente devi fare il giro e ci riesci a scendere giù. Cioè, deposito biancheria, dov'è? Andiamo nel deposito, sì, biancheria, prima. Però c'è una serie di stanze che partono dal deposito biancheria. Da lì fai tutto il giro. Guarda dietro di te se è chiuso. Sì. Anche se uno potrebbe passare, è l'unica strada che hai. Qui ci si butta nel cortiletto. Dopo, però. Magari questa manco si apre, eh. Chiuso. Sì, mi sembra una porta elettronica questa, lo sai, di quelle che si aprono quando ci vai davanti. Oh, cazzo. Questo che cos'è? Postazione dell'infermiere. Check. Si è bloccato solo a me per un po'. Quanti saranno? Molti. O sono molti o uno grosso. Un altro cappello di Mr. T. Cos'è che forse non si apre? Non si apre, vaffanculo. Cassaforte. Non diteci la combinazione. No, lo sapevo. Sì, va bene. Poi? Questo dove è arrivato? Bomba. No, aspetta. Però cavolo di come sono sempre di questi 5, eh. Sì, è vero, sono coppia in colla, cazzarola. Il poliziotto cicciano c'è ovunque. Il ragazzo di colore c'è ovunque. Si balza il taccio, madonna, ok. Quella immagino che sia chiusa. Chiusa. Passaforte chiusa, qua sarà aperto. Infermeria. Qualche cura qua, c'è sicuro. Che cazzo? Non ci credo. Si sente però, capito? Sì, però ho messo benissimo. Ah, questa è viva? No, vabbè. Che stronza. Vabbè, raga, però proprio una stronza fino al midollo. Lo stavo per eliminare, renditi conto. È l'erba pipa. Buono. È buono, è usato una cura. Per prendere un'altra. Ero pieno di spray, tra l'altro. Non c'è altro qui dentro, c'è solo qua. Questo è vivo? Non c'è neanche bisogno. Non c'è nient'altro qui dentro, possibile? Ma... Ah, qua. Ok. Un hamburger, c'è. Oh, mamma mia, lo spammino. Aiuta di quella mappa. Siamo entrati qui dentro per due cose, posso dire? Eh sì. Ah, c'è la cassaforte in realtà. Cassaforte, porta chiusa. Ci dobbiamo calare giù. Sposti il letto. Salvare prima di calarti? Sì, sì, salviamo. No, cura no, perché ce l'ho queste due. Però salvare sì. Salvare sì. E qui è di fronte la stanza di salvataggio. È avanti a destra. Che bagascia.
Mamma mia, ancora, basta. Lo voglio quel poster. Dai, dai, sta procedendo. Però se dobbiamo rifare tutta la zona anche con lei, ma boh. Spero che sia libera, tipo se lo rifaccio con lei, dai. No, no, perché sono molte porte sono chiuse, quindi boh. Farsi tutto. Allora, vediamo un po'. Di qua. Forse che non mi mette lo stesso timore che mi ha messo quello di Daimer. Però è lo stesso. Mi mette la più ansia quello di Daimer, perché c'era la luce soffusa. Ma aspetta qua. Pare là, mi sono riscavalcato. Buono. Un po' random come cosa. Chiave. Ottimo. Ed è stata sciallo così? Tranquillo. Stai zitto che... Pianta. Troppe piante ci sta facendo. Da qua? Sì. Munizioni. Ah, questa era la porta bloccata di prima. Quella che stavamo spingendo. Ah, ok. Qui c'era il Teddy. Non c'era più. Ma non c'era più. L'ho messo paura, eh. Io programmatore del gioco l'avrei fatto. Ma... ci stavo. Quasi non c'era più, fai. Però qui ci sono gli zombie più stupidi. Mi ha fatto un salvataggio in realtà a sinistra, brutto segno. Nella porta lì, deposito... Ah no. Per forza. Devi fare il giro qua. Qui hai ucciso tutto in realtà, quindi sei stato bravo prima. Sì. Che cazzo è? L'hai visto? No, io non l'ho visto, l'hai visto solo tu. Che cazzo era? Che pasta. Ti ricordi dove andava usata la chiave? No. GG. Puoi andare a salvare però se vuoi, eh. Minchia se vado a salvare, vaffanculo. E non è lì, stanza quella lì dove c'era la porta chiusa che mi ha detto. Ah, vedi, c'è il lucchetto. Questa qui è. Però non... entra a salvare prima. Ah, sì, era l'altra. Qua devi usare la chiave. Un mostro a 1000 nel corridoio. Ma era tipo Naruto versione grassa. Naruto run stava facendo. Aspetta, mi porto più cure? No, perché ne ho due. Ne hai due? Cioè... C'ho anche la pianta verde, dai. Era un ar brutto. Ok, vabbè, dai, sinistra. Qui non li avevi uccisi prima, sei passato sciallo, Qua sono stato stronzo, forse. Ah, vabbè. Secondo me si alza, per forza. Ah, ma dovevo aprire la porta... Porta qua. No, è lì, che è qui porta chiusa. Qua, che mi hai detto prima, neanche ci provo. Sì, era qua, scusami, hai ragione. Mi sono perso in due. Questi si alzano. Non si sono alzati prima camminando. Perché si dovrebbero alzare adesso? Infatti, buono. Forse questo si alza, però. Sì, ma se spari, come si alza? È stato così semplice il tutto. Buono. Borsone. E la... vabbè, non c'è un cacchio, però. Sono capelli di Mister T ovunque. Morto. Questo me lo aspetta. Mi sono cagato. Tesserino? Yes. Ma scusa, fammi vedere il tesserino. È Trump quello del tesserino. Ah, sembrava Trump, zio. È John Ralph. John Ralph Trump. John Ralph Trump. Che ce l'aveva messo? Poi speriamo a 600 denuncia, eh. Trump nel tesserino, mi piego. Via.
piano qua e non li svegliamo. Tutte le porte chiuse elettronicamente. Ma c'era una rotta nel corridoio. C'era anche una giù, però io preferisco questa qui, cioè. Quella lì. Sì, devi fare tutto il giro. La stazione. Là. In realtà... Ah! Ah, sta venendo proprio qua? Oh. No, ci sono tutti i cosi qua dentro. Ci sono tutti gli zombie, porco giuro. Che bellino. Ma questo lo puoi schivare, secondo me. Sì. È una... gioca la Tekken, in pratica. Ah, due più forte la Tekken. Però che pugno l'ha tirato. È stato un pugno, si ha fatto la... cosa che facciamo? Ti prendo anch'io a pugno, ha detto. Sto male, no, li ammazzo questi. Prendemente... Ma questi sono morti, tranquillo. Sì. Sarebbero alzati. Ma sono morti. Comunque questi non funziona, camminate a finale. Sono morti. Ah, ok, buono, buono. Mi ha sfondato, sì. La granata scioccante non serve a niente. One Punch Man, proprio. Scaricagli un caricatore in testa, dritto. Sì. L'unica cosa che puoi fare. Questo perché schippato. Gli tira anche una granatina. La granata non gli ha fatto niente con la scioccante. È rimasto fermo per un... O gli tiro un pugnone. No. Ci prova una bomba, eh. Ha preso a pezzi. Ecco sta stecca. Chiaccia il turbante. Ma che cazzo. Una granata crepa immediatamente. Ma non ma ce l'abbiamo quella esplosiva. No, ce l'ho. Boh, tiragli la chiave. Che il badge tiragli, non lo so. Non ce l'ho la bomba, raga. Che cazzo mi devo dire? C'è quella cercante, ma non gli fa niente. Provare a tirargli quella flash. Dopo che giri l'angolo. Buona tattica, sì, esatto. Riesci a fartelo, sto lato. Ma non ce l'abbiamo il lanciagranate con questo, raga. Che state a dire? Vabbè, adesso mi lancia tutto in dettaglio. Ok. In testa mi ha tirato. Morto, morto, morto. È morto, è morto, è morto. Hai visto? Voglio vedere un po'. Io no. Sto bastardo. Due caricatori hai usato, giusto? Sì. Forse è una salvatina. Scusate, ormai ce ne stiamo fregando del peggio finale. Però aspetta, mi dice che in quella stanza non ho preso niente. Ah, perché c'è l'armadietto qua nel coso. Scusa, io bombe ne avevo qua. No. Però c'è una rosa, combinatela con la verde. C'è la collezione. Tu butti anche la chiave. Sì, contento che c'è roba cazzuta. Portati tre cuori. Yes, scartiamo anche la chiavetta, signori. Allora, dove dobbiamo andare? Andare a sinistra e poi dritto. Dritto là. Qui avevi ucciso tutto lì dentro. Non so se respawna, ma credo di no. C'è una canzoncina brutta. È il tema del leaker, secondo me. Ah, stanza interessante, ci aspetta. Porca puttana. Ok, guarda qual è che stanza è, non entrarci.
ambulatorio. Cosa ci può essere di così interessante che ce ne sono due? Niente, secondo me ti fa vedere attraverso il vetro giusto per... ti fa capire, non entrarci. Se trovi una granata puoi provare. Fatti le altre prima. Mi sa che escono questi, lo sai. Escono, escono. C'è una cosa importantissima. Fatti le altre stanze prima. Magari mi state trollando, vero? No, poi dopo c'è gente che si è spoilerata al gioco e non ti aspetta, non aspetta a te per guardarselo. La là. Stronza. Toh, beccati sta stack, allora. No, vabbè. Io non spawn morì. No, spawn. È stata divertente come scena. Ah, Gesù. Saper. Non la blocca la porta, no. Cucco. Come boom? C'è l'altro, ma no. Ma sono morti uno sopra l'altro, che carini. Siamo piantati, magari. Affanculo. Pianta rossa, ne abbiamo tre. Ah no. E una, dai. Ah no. Ok. Una me la sparo, però. Ma sì. Tanto se non ho le uso. Roba quello importantissima. Quella è una scorciatoia? Apriti la scorciatoia prima. L'armadietto, ragazzi, è chiuso. Serve il grimaldello. Apriti la scorciatoia. Cosa c'era oltre la scorciatoia? Non lo so. Non lo... Ah, sì, si esce da qua. Si torna indietro. Perché devi tu devi tornare giù e usare la chiave elettronica giù. Devo entrare qua. C'hai due cure appresso. Dovrebbe esserci un'arma a potenziamento. Non esce da qua. Se lo voglio far uscire invece io. Bella stronzata, no? Non c'era qui con la flash. Lo scalli. Devo lanciare la flash dentro. Apri la flash e cerchi quello che c'è. Però è un casino. No, ma non basta. Non basta il tempo materiale. Okay. Anch'io un credo piccolo docile era totta alpa. Qui ci sono i due stronzi. Vieni, vieni. Ma te la apro io. No. La tipa, perfetto. Ma questa si alza. Non te lo potevo dare. Se scappi, non scappare dalla porta a sinistra. Da questa. Che da quella si apre. Cioè con l'altro. Aspetta, gli reset. Scusa, inizia a vedere dentro la stanza se vedi qualcosa, ma non credo che non si può vedere. Forse qui in fondo c'è qualcosa, tipo un armadietto. Ma segna che è vuoto l'ambulatorio. No, perché non ci sei mai stato. Secondo me poi vede che non c'è un cazzo di niente qua. No, dentro. No, secondo me c'è un bel premio. Passi là, ti fa vedere che ci sono due stronzi. Cosa ci deve essere? Oh cazzo.
Se esce da qua non sarebbe male. Mi sa che non... è una zona di merda proprio. Vabbè, la lancio. No. Prova a correre nell'ambulatorio, è una rasciata, non lo so. Butti giù anche questo col pugno. Ok. Guardate nella mappa dove l'ho getto. Guardate nella mappa dove l'ho getto prima di morire. Aspetta, aspetta, aspetta. Qui a sinistra c'è un oggetto con una stella. Sinistra tua. Voglio fare un trick. Come riuscite a prenderlo? Mi curo? Non mi curo? No. Ma devo anche ricaricare. L'oggetto comunque ce l'avevi attaccato, lo avresti preso. Tira il pugno. Curati adesso e tira giù il pugno. Hai poche munizioni. È quello che ti serve giù questo. Aspetta, morto. Oh. Volta, fatti ammazzare, giocatela meglio. Abbiamo tre spray. La prima porta di lì deve andare subito a destra. Vabbè, dai. Dai, va bene, va bene. Posso scendere giù? Ce n'è un altro che ti sta arrivando in bocca. Perfetto. È buona. Però mi solo sali su, forse non avevi visto una stanza, ma vabbè. Vabbè. Ah no, ti era un grimaldello, scusa. Ok, adesso combino questo con questo. Sempre lui. Ti sei preso una destra, a destra, devi fare l'ingresso. Oh, ah, questo crolla. Qui c'è la flash. Stiamo ricevendo un numero sempre più crescente di segnalazioni di oggetti smarriti, oggetti custoditi, bla bla bla. Vi esortiamo invece. Ah, cassaforte, combinazione. Destra 9, sinistra 3. È su la cassaforte, ci puoi tornare? No, sicuramente ci sono munizioni. No, la cassaforte grande c'è sempre un potenziamento. La cassaforte è importante. Però ci sono i demogorgoni. Questi li puoi girare, secondo me. Fai finta di andare a un lato, li porti tutti là. Vabbè, andiamo su. Per la gloria, signori. No, no, via, via. Esci dalla porta. Serve di guida. Destra. Le scale sono dietro di te. No, 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 no. Aspetta, è qua. Ah, ok. Ci proviamo. È un potenziamento, sì. Certo, queste grandi sono potenziamento. Vabbè, devi semplicemente... ma ci sono gli stronzi. Io corro dritto, però... Sto girando, nel corridoio. Forse ce la facciamo, però, tranquilli. No, ma ce la fai. Poi ti devi solo rilanciare... No, 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 no. Qua? No. Ah, stai andando a salvare? No, sto prendendo le cure, altro che... Una e due. Il badge lo puoi togliere. Andate, così tiene.
Guarda, o c'è un potenziamento, o c'è un potenziamento per la pistola, o un pezzo di zaino. Se è un pezzo di zaino, mi sclero. Qua? Sì. Prima della sinistra e poi dritto. Sinistra, a destra, dritto. E c'è il tizio però là. Scusa, a destra, a sinistra, a dritto. Dritto là. No. Allora, destra 9, sinistra 3. Potenziamento caricato è buono, esteso, importante. Questo ci piace. Questo cucchiaio lo stai pompando alla grande. A spruzzo. E poi ci sono tutti i potenziamenti. 64. Leggero. Ok, adesso devi, come esci dalla porta, devi andare a sinistra e lanciarti dal... Lanciarmi in bocca al mostro. Forse non c'è, forse si è resettato. Terrazzo, giusto? No, ti giri a sinistra, c'è il buco nella finestra per scendere giù. È vero. Mamma, che trick. Se il primo era uscito munizioni. Vabbè, dai. Oh! Ma che schifo di mira che c'ho. Puoi entrare a prendere la cassa adesso, puoi entrare a prendere la cassa. Che cassa? Dove? Ah, qua. Qui dentro. Munizioni. Qui dovrebbe essere il dottore. Volevo solo sapere che cosa ci facessero quei documenti nel suo ufficio. Lo sai con chi stai parlando? Io sono Natalia Albarn, cazzo! Il miglior biologo che un'infermiera che passa le giornate a pulire il piscio possa incontrare. Lo sai che ho conoscenza nei piani alti. E sai che persino l'esercito si consulta con me su progetti che vanno oltre la tua comprensione? Quindi evita di farmi perdere tempo con domande idiote. Le chiedo scusa, dottore. Non avrai letto quei documenti, vero? No, li ho distrutti come mi ha detto. Bene. Se hai finito, puoi tornare a pulire il culo dei tuoi pazienti. Sei pagata per questo. E lustrami le scarpe. Sì, signore. Scommetto che sei brava nei lavoretti manuali. Ora sparisci e tieni la bocca chiusa. Addirittura. Wow. Che stronzo. Abbastanza. Lo so, Gio, non c'era il tempo materiale. Speriamo bene. Ah, ok. Mi sembrava chiuso. Ho detto, ma dove vedo passare? Morto male. Bard. Dai, qualcuno gli ha sparato in testa. Bard è morto. Gli hanno sparato. Merda, è il vaccino. Sto cercando. Beh, cerca meglio. Prova a guardare nel suo PC. Ma sicuro lo troviamo. Invito per la cena di gala. Sono lieto di invitare alla cena di gala che si terrà presso il Central Hotel in data 10 settembre. Sarà un'occasione per scambiarci opinioni riguardo alla nuova zona medica. Tra gli ospiti verrà il sindaco Michelle Warren e il capo della polizia Brian Irons e molti altri membri illustri della nostra comunità. Giovedì 10 settembre 1998, ore 18, The Orient Restaurant. Sarà un onore averla tra gli ospiti. C'è una nota scritta a mano. Nate, farò in modo che il tuo nuovo farmaco venga approvato a metà agosto. Porta i soldi. Abbiamo anche prenotato una suite per il solito festino. Ti piace le more, no? Ok.
Va bene. Pianta verde. Vai subito al PC. Io ho sempre la paura che magari sposti il PC. Non l'avevo vista, cioè l'avevo vista prima, mi sono dimenticato dopo. Questo bacino. Email di Nathan. Allora, Greg, so che stai seguendo le ultime notizie. Questo virus finirà col divorare l'intera nazione. I morti si riverseranno su Washington DC come un fiume in piena, sei in pericolo. Sei sempre stato un caro amico per me. Voglio offrirti la possibilità di salvezza. Sono in possesso di una sola dose del vaccino, il Sacro Graal. E non ti nego che per me, per la mia famiglia, per le mie amanti. No, Greg, voglio darla a te. So meglio di chiunque altro, tu sia il futuro del nostro paese. Ma se lo vuoi, Greg, dovrei prima tirarmi fuori da questo inferno. Adesso. E senza che l'Umbrella lo scopra. Fai pressione al Pentagono, bla bla bla. Vedi se riescono a inviare una squadra. Non ho più tempo, eccetera eccetera. Qui è il capo del VRC, Nathaniel Bart. 29 settembre, ore 23. Sono consapevole di non avere più tempo. Spero davvero che questa registrazione porti a galla la verità e che il mio onore possa essere in parte riabilitato. L'incubo di Raccoon City è iniziato con la diffusione di un'arma biologica nota come Virus D. A crearlo è stata l'azienda per cui lavoro, la Umbrella Corporation. E ha ordinato al mio team di sviluppare un vaccino e ci siamo riusciti. Ora, alcuni campioni sono qui nel mio ufficio e il resto è nella struttura sotterranea. Ma quegli stronzi dei piani alti vogliono distruggerlo. Non vogliono si sappia cosa hanno creato. E per questo stanno eliminando ogni prova dell'esistenza del virus. Non sono un idiota. So che non mi lasceranno. Zanzam. Vanno a ucciderlo e non gli distruggono il PC, però. Mio Dio, Jill lo sapeva. E si è fidata di me. Cazzo! Incazzato a nero. Cioè, nel senso, la parola. Mi dissocio io. Mi dissocio. Sarà qui. Vai. Eccolo. Proprio viola fluo così. Campione. Ok, Jill. Sto arrivando. Vai. Si vola. Chissà cosa ci aspetta. Sì, l'ho trovato. Ottimo, ti raggiungo. Sta attento. Attento? Ma hai visto dove siamo? Sarà un miracolo se riesco ad arrivare tutto intero. Ecco qua. Guardati nella mappa dove è Jill. Sala operatori, a dritto per dritto qua, a destra. Non aspetta. È qua. Dove stai andando? No. No. No, zio, no. Di qua, di qua. Qua no. Dove stai andando? Ah, ho sbagliato. Sì, c'hai ragione. Gesù. E mo sono fottuto. In fondo a destra, la porta grande. Se n'è andato. Un attimo, come sei andato? Corcazzo. La stanza di salvataggio lì in fondo. Non ho più munizioni. GG. Corri da Jill. Puoi aiutarti con la mappa molto. Stai perdendo. Devi andare in fondo. C'è roba. Cosa c'è? La cassa. Quella nel cortile. Ma dovevi passare. Quella nel cortile giù dove hai preso. Ragazzi, salviamo Jill, le iniettiamo il siero, salviamo e continuiamo domani. Ma come cazzo ci arrivo, raga, nel cortile? Ah, da qua.
No, devo colpire quello in cui salti da su. Buonanotte, non ci vado. È importante, ho capito, però che cazzo. Ma ce lo facciamo off live. Devi tornare su, lanciarti giù. Andiamo. Vabbè, ti guido io se vuoi. C'è solo un licker su, che è l'unica cosa difficile. C'ho le cure, dai. No, la sinistra subito. Destra. Sì, ok, mi ricordo. Il problema è qua. C'è solo un licker, un licker così in questo corridoio, cioè. A destra e me lo trovo davanti. Destra e sinistra. Prima di saltare questa cosa controlla bene. Hai lì dietro la vedo. Destra. Ma da lì c'era un'altra finestra. Porco giuro. Ok. Cale. Potevamo schivarci anche l'attacco. Sì, però controllati bene la strada, perché il corridoio lì è chiuso. Esatto, Gio. Il corridoio lì è chiuso, quindi devi passare da dentro delle stanze per arrivare lì. Ma non è questa? No. No, è qua la finestra. Parte dove c'è cosa nero? No, dall'altra parte dove c'è l'angolo nero. C'è ragione. Sì, però non ci puoi arrivare da lì. È devi qua. Fare il giro lungo. No, dove c'è l'angolo nero, non ci puoi arrivare, fidati di me che non ci puoi arrivare. Devi passare da lì dritto. Ma come faccio? Qua. Quella. Oh. Ok. No, non è neanche questa, è quella che ti dicevo io. Ragazzi. Va bene, ti seguo. Mi sembrava quella, niente, andiamo. Che sclero. Finiremo tutte le cure. Forse però come cambi il giro, forse cambia. Ecco i sinistri. Cioè dopo che... No, scusa. Dopo che apri la prima porta, vai a sinistra. Ok, mo? A sinistra. Qua? No, perché lo vedi, è proprio quell'angolo. Forse con lui non ci puoi arrivare. Vedi che è quell'angolo. Lo vedi che c'è un angolo nero? È qua. È quello ostruito dalle... Non è che puoi spostare quelle cose che lo ostruiscono? Non ci hai provato neanche. Però dal lato dove c'è il coso che corre, magari... Perché ho visto che ce ne sono di meno e c'è un... Sì. Un punto di passaggio. Ma non fa... Intanto se muori c'è un caricamento. Allora, devi andare subito a sinistra qua. Passo sotto. Devo passare, forse. Qui non si passa. Niente. Buon giro, forse. No, raga, però se si va con giro ci ha fatto perdere. Ci avete fatto perdere un botto di cure e tempo. Come la cosa... Cioè, delle tronchesi che si prendevano dopo il fuoco. Porca puttana. Cioè, magari voi lo dite in buona fede perché vi ricordate di un video che avete visto, però, cioè, magari si fa più avanti. Sinistra. Sì, qua. Così viene la testa. Tutta a destra. Cavolo. Comunque lui ti ha detto da qui non si passa, vuol dire che da lì si... Cioè, se ti ha fatto prendere l'azione vuol dire che c'è qualcosa. Esatto.
Magari con Jill si passa sotto. Un po' ci siamo con Jill poi, sì. Beh, per forza. No, ci sapevo perché, ma... si può fare la run perfetta prima o poi. È qua, Jill, dai. Presto starai in mezzo, Jill. Cura. Si vola. Non voglio dire niente. Nel sedere. Oppala. O si trasforma in Nemesis. Un rubinetto. Forza. Speriamo faccia effetto. Cristo. Tyrell, che cazzo è successo? Attenzione cittadini, la rapida diffusione dell'infezione è diventata incontenibile. Il 1 ottobre Raccoon City verrà distrutta da un attacco missilistico. Tutti i sopravvissuti devono evacuare immediatamente la città. Non è un'esercitazione. Attenzione cittadini. Merda, ma è domani? In città c'è ancora gente. Credi che all'Azazel gliene freghi? Cazzo, ecco che arrivano. Tu rimani qui. Ci penso io. Ah, meglio così. Prepararsi. Ho l'impressione che non sarà facile. Come prepararsi? Non ho nulla. No, Jill, dammi tutto quello che hai. Cazzo. Io l'avrei derubato subito. Raga, ma io non ho... Senti, l'ultima cura che hai nel baule.